Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto al Consorzio CET, ma per l'evento di oggi, che è un evento molto interessante in quanto nel settore dei beni culturali e quindi anche nel settore dei beni archeologici è molto spesso una delle principali problematiche per sostenere e realizzare dei progetti e degli obiettivi ambiziosi che ci si pone sia in termini di valorizzazione, divulgazione e anche maggiore fruizione, poi è quella proprio della ricerca di fondi. E questo però non deve sicuramente rappresentare un limite, ma soltanto diciamo un maggiore impegno affinché si possano raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. E io sono molto felice che il Consorzio CETMA possa ospitare questo evento, che fa parte di un ciclo di eventi molto interessanti e nella cui presentazione si sono utilizzate in modo molto efficace, secondo me, delle parole chiave sul tema. E infatti il CETMA da molti anni ormai è impegnato in tecnologie avanzate per i beni culturali, a tal punto che proprio nei prossimi giorni organizzeremo un convegno nazionale proprio sulle tecnologie avanzate per la fruizione di beni culturali. E allora do semplicemente quindi il benvenuto e passo la parola alla docente Marianna Martinoni, che terrà la lezione di quest'oggi. Grazie. Buongiorno, allora cominciamo questa mattinata, questa giornata sul fundraising in ambito culturale. Questo lo posso chiudere, vero? Tanto io ne ho uno. Brevemente facciamo un po' di... vediamo come organizzare la giornata. Allora, l'intento di oggi è quello proprio di farvi una panoramica su quello che è oggi la dimensione, l'andamento e il peso della ricerca di risorse in ambito culturale e soprattutto fare un focus su quelli che sono i mercati meno tradizionalmente frequentati dalle organizzazioni che si occupano di beni culturali e di cultura in generale. Cioè, non ci soffermeremo tanto sui finanziamenti di tipo pubblico, sui finanziamenti europei che magari avranno un incontro dedicato, ma parleremo di quelli che sono definiti nuovi mercati della raccolta fondi, cioè nuove tipologie, nuove categorie di sostenitori che cominciano ad avere effettivamente un ruolo piuttosto significativo nel sostegno di tante attività culturali e quindi possiamo capire e andare a interrogarci se questi potrebbero essere effettivamente dei potenziali sostenitori anche per organizzazioni culturali che lavorano magari in un campo così specifico come quello dell'archeologia. Due parole velocissime di presentazione e chiederei anche a voi di fare lo stesso in modo che così ci conosciamo, visto che comunque stiamo insieme 8 ore. Perché sono qui oggi a parlarvi di fundraising per la cultura e come sono arrivata a fare questo mestiere, che è un mestiere relativamente nuovo nel nostro paese. Diciamo che io faccio parte della seconda generazione di fundraiser in Italia. C'è stata una prima generazione che quindi ha lavorato, diciamo che oggi ha un'età tra i 40 e i 50 anni, anche di più, ma è una professione decisamente nuova, che ovviamente è diventata sempre più richiesta in questi ultimi 10 anni, in cui decisamente si è trasformato tutto il sistema del welfare, quindi tutto il sistema tradizionale di sostegno pubblico a quei settori che tradizionalmente erano, come dire, compito dello Stato o degli enti pubblici ai vari livelli, tra cui anche il settore della cultura. Quindi una figura, quella del fundraiser, che verrà sempre più richiesta nei prossimi anni e quindi a cui guardare anche con interesse, non tanto perché vi voglia, come dire, tutti incanalare verso questo settore, ma quantomeno per conoscerlo e sapere che effettivamente è un professionista che vi può affiancare in alcune fasi della vita della vostra organizzazione o in alcuni progetti con delle competenze molto specifiche e con una preparazione anche molto mirata. Personalmente ho un percorso abbastanza strano, nel senso che io sono laureata in conservazione dei beni culturali a Venezia,
Però subito dopo la laurea ho iniziato un percorso che andava più verso il management delle politiche culturali pubbliche e private, e ho fatto delle esperienze in Italia e all'estero in questo settore e poi ho cominciato a occuparmi, vi parlo dell'inizio degli anni 2000, di tematiche legate all'economia della cultura, che era un settore di studio abbastanza nuovo per quegli anni, che poi ha conosciuto grande sviluppo in questo quindicennio. Dal tema dell'economia della cultura alla ricerca di finanziamenti, ovviamente il passo è abbastanza breve, e quindi dall'inizio degli anni 2000 ho cominciato a formarmi nel settore del fundraising, essendo abbastanza una mosca bianca, perché erano pochi gli operatori culturali che guardavano in quegli anni con interesse a questo filone di studi, di tecniche, di teorie, perché effettivamente la necessità cominciava solo ad emergere all'inizio degli anni 2000. Scelta insomma che è stata alla fine strategica, perché proprio per la drastica diminuzione, ahimè, del finanziamento pubblico a tutti i livelli che si è verificata in questi ultimi 13-14 anni, le organizzazioni culturali di tutte le tipologie, quindi da quelle più tradizionali, il museo, il teatro, la biblioteca, la fondazione lirica, ma anche le piccole associazioni culturali che fanno effettivamente il grande substrato delle organizzazioni che si occupano di cultura in Italia oggi, hanno cominciato a sentire con grande, con grande urgenza il tema del trovare dei canali, trovare delle tipologie di sostenitori diverse da un unico finanziatore pubblico che di fatto si rendeva sempre meno disponibile e che continua a rendersi sempre meno disponibile. E quindi ho cominciato a fare che cosa sostanzialmente? A fare il consulente, quindi io lavoro come libera professionista, non sono all'interno di un'unica struttura, ho partita IVA da sempre, quindi sono un freelance, affianco le organizzazioni no profit di volta in volta nel realizzare, nel pensare, nello studiare delle strategie di fundraising strutturate. Oggi vorrei con voi fare chiarezza su che cosa si intende per fundraising, perché ci sono ancora tanti luoghi comuni sottesi che mi piacerebbe eliminare, in modo che usciate da qui con tre cose: un'idea chiara di che cosa si intende per fundraising, quali possono essere nuove modalità e nuove tipologie di sostenitori e dove effettivamente trovare informazioni se voglio fare da me, oppure se voglio rivolgermi a dei professionisti per progetti speciali. Quindi questo è il mio percorso, quello che vi porto in aula quindi non è una preparazione meramente accademica, ma è il frutto di un lavoro che faccio quotidianamente con le piccole, con le medie, come con le grandi organizzazioni, quindi il taglio è molto pratico, anche molto tranchant in alcuni casi, nel senso che mentre 10 anni fa avevo un approccio molto adesso sono molto dura, anche nel senso che mi capita molto spesso di dire ad alcune associazioni non ci sono le caratteristiche per cui questo progetto può fare raccolta fondi, per questa organizzazione può fare raccolta fondi, perché il fundraising non è per tutti, ok? Quindi questo è un altro degli aspetti che vorrei che vi fosse chiaro e che magari vedremo insieme, dove si può fare fundraising, e soprattutto il fundraising non è la panacea. Non vi proporrò una serie di strumenti che risolvono completamente. Sì, ok. Non è un insieme di tecniche che risolve tutti i vostri problemi, ma è un pacchetto di strumenti, di tecniche, un approccio anche completamente diverso, vedremo, che richiede non pochi cambiamenti, anche di mentalità, che però si affianca a tutta una serie di altre attività. Fa parte del cosiddetto, parlando in termini di marketing, si direbbe del vostro funding mix, cioè ci saranno delle entrate che arrivano alla vostra organizzazione dalle attività, quelle che sono le attività principali, le attività che costituiscono il vostro core business, ci saranno parte delle voci che dovete coprire che potranno essere coperte con un'attività di fundraising, se cambiamo tutta una serie di premesse, ok? Quindi fundraising e il fundraiser non è un mago con la bacchetta magica, assolutamente, può lavorare se ci sono tutta una serie di prerequisiti che adesso andremo a vedere insieme. Sicuramente quello che stiamo vivendo è, secondo me, un'occasione unica, nel senso che effettivamente la crisi e la diminuzione del finanziamento pubblico per la cultura
ha messo, se volete, in crisi un sistema che era stabilizzato, direi, da secoli, no? Quindi siamo veramente in una fase di transizione profonda. Poiché non vedremo, penso, dopo vi mostrerò dei fantastici grafici di come è sceso in questi anni il finanziamento pubblico in tutti i settori, poiché noi non vedremo questi grafici ritornare in su, non penso che nelle nostre vite vedremo mai risalire il finanziamento pubblico a tutti i livelli, bene, è ora di smetterla di lamentarsi e di piangere su una situazione che non tornerà e cominciare invece a trovare nuove strade, nuovi meccanismi e nuove modalità di approccio ai nostri interlocutori per capire se effettivamente c'è la possibilità di coinvolgerli chiedendo anche un sostegno economico, che non è una cosa scontata. Faremo dei continui confronti con realtà più evolute dal punto di vista del fundraising. Un primo insieme di confronti verrà dal mondo anglosassone, che ovviamente Stati Uniti, diciamo all'estremo, Regno Unito a metà strada tra noi e gli Stati Uniti, sono delle realtà che per delle precondizioni diciamo storiche, economiche, hanno da sempre sviluppato una diversa partecipazione dei soggetti non solo pubblici al sostegno delle arti e della cultura e che quindi effettivamente si trovano oggi 10-15 anni avanti a noi e che quindi per tanti aspetti possono considerare un modello, uno spunto che va poi ovviamente applicato a una realtà diversa che è quella italiana, ma che comunque costituiscono un esempio. L'altro insieme di confronti che farò necessariamente è con il settore, sempre all'interno della situazione italiana, non culturale, ma magari gli altri settori del welfare. Ce ne sono alcuni, in particolare quello della ricerca medica, ma anche quello della cooperazione internazionale, che hanno adottato strategie, tecniche, strumenti di fundraising da molto tempo, sicuramente da una decina d'anni, e che quindi oggi cominciano effettivamente ad avere dei risultati consistenti. Quindi, come dire, c'è un modello molto lontano da noi che potrebbe funzionare per quanto riguarda la cultura, ma c'è un modello anche italiano in cui possiamo in qualche modo fare una serie di valutazioni e poi vedere se tutte queste dinamiche sono effettivamente applicabili al settore culturale. Posso aiutare? Ah, ok. Vediamo. E questa, da questa non la toglie, vero? No, continua a darlo come relatore, vero? Mi spiace. Se lo lasciamo così si vede troppo poco, vero? Un po' sta presentazione. Con relatore, così forse. Ok, risolto. Bene. Ovviamente sentitevi liberi di fare delle domande, eventualmente se anticipate degli argomenti che vado a trattare dopo, vi chiedo solo di aspettare. Mi piacerebbe velocissimamente capire insomma di cosa vi occupate, così da avere presente. Cominciamo da lei, signora, ha voglia? Sì, velocissimamente. Mi chiamo Maria Raspano, sono un'insegnante da molti anni. E dall'inizio, dai primi anni di insegnamento, mi sono occupata anche di didattica dell'archeologia. Ho collaborato, sono stata nell'equipe del professore De Borzatti dell'Università di Firenze, che è stato uno dei primi in Italia a occuparsi di archeologia sperimentale. Poi ho riportato tutto questo nella scuola, essendo io poi un insegnante. E naturalmente ho fatto ricerca didattica, ma naturalmente la ricerca didattica doveva essere supportata da materiali.
per cui ho fatto diverse esperienze, cominciato con un museo in valigia, poi con un museo itinerante, poi con un museo di falsi, perché per ragioni proprio didattiche, volutamente di falsi, cioè falsi fatti con le tecniche dell'archeologia sperimentale. Perché i falsi mi permettevano di fare tutta una serie di esperienze di didattiche che con i reperti, quelli diciamo originali, non si potevano fare. Tipo per esempio attività con non vedenti, con diciamo che è nata una struttura didattica sempre più grande da tutto questo. Adesso è una struttura che diciamo è di 3.000 metri quadrati praticamente, che naturalmente ho finanziato io nel tempo, ho finanziato io con un po' col mio stipendio, un po' con il lavoro che si riusciva a fare nelle scuole, ma naturalmente essendo io poi un insegnante, fra l'altro di liceo, e quindi svolgendo io un'attività che mi impegnava moltissimo, impegnava moltissimo tempo, anche perché voglio dire, noi siamo dei ricercatori, insomma l'insegnante di liceo è un ricercatore anche dal punto di vista dei contenuti, oltre che dal punto di vista didattico. Diciamo che è andata avanti così. Adesso da quest'anno, dall'anno prossimo sarò in pensione e naturalmente vorrei che intanto riprendere diciamo in maniera più sostanziale la ricerca didattica anche in questo settore, sì. In quest'altra diciamo interesse della mia vita. E poi naturalmente avendo costituito personalmente in realtà una struttura che poi ho dato in gestione ad un'associazione di promozione sociale, sì. Adesso naturalmente c'è il problema di reperire i fondi perché va bene, per poter continuare a lavorare in questo. Grazie. Giovanna. Salve, sono Giovanna Maggiulli, sono un dottore di ricerca in archeologia, collaboro con l'Università del Salento come ricercatore precario a tempo indeterminato e con i miei colleghi anche qui presenti abbiamo deciso di creare questa associazione che si chiama Terra Cunta, che è poi il promotore di questo corso di formazione che abbiamo voluto perché abbiamo bisogno noi per primi della formazione in questi argomenti. E speriamo di poter acquisire un po' di competenze, un po' anche di risorse economiche, magari per continuare con le nostre attività e magari fare anche un salto un po' più coraggioso, sempre però se ci sono le condizioni di lavoro economiche anche per poterlo fare. Quindi oggi mi sembra una lezione veramente strategica importante. Ok, grazie. Ciao, io sono Benedetta Rosini, sono neolaureata in beni archeologici. Mi sono laureata in geografia economico-politica in una tesi che trattava appunto la valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo del territorio. Okay. E mi riscriverò a settembre, sto sfruttando questo periodo diciamo per seguire dei seminari formativi. Faccio parte come volontaria per i lavori di Lecce 2019, quindi spero di portare diciamo in porto qualche progetto. E sono d'accordissimo con lei su quello che ha detto prima, cioè sul fatto che ormai non si può più contare sui finanziamenti pubblici, è ormai evidente. E quindi bisogna un po' diciamo farsi da sé. Trovare altre strade. Sì, trovare altre strade e non contare assolutamente sui finanziamenti pubblici ormai inesistenti. Quindi questo seminario è assolutamente interessante. Va bene, grazie mille. Buongiorno, sono Silvia Longo, sono laureata in archeologia. Al momento sono inoccupata e ho deciso di intraprendere questo percorso, di seguire questi seminari per una mia conoscenza personale e perché magari spero di poter sfruttare in un futuro, in qualche organizzazione, qualche cooperativa, certo, queste nozioni che sembrano molto interessanti. Va bene, grazie mille. Allora, sono Stefania Pulli e faccio parte di un'associazione, Centro Studi Didattica Ambientali Terre,
e mi occupo di formazione. Sì. Facciamo progetti sia nelle scuole ma anche per enti, quindi formazione per quanto riguarda l'educazione ambientale, e dove questa associazione propone diverse attività, dallo studio del carsismo ma anche attività quindi che riguardano l'archeologia, tra cui anche archeologia sperimentale. Da quest'anno siamo un'equipe di diverse persone, tra cui dei nostri colleghi archeologi hanno vinto un progetto di principi attivi. Sì. Per realizzare un villaggio che riguarda un villaggio preistorico. Sì. E quindi niente, diciamo, ci avviamo in questo, non è ancora diciamo iniziato perché ci servono diversi permessi, ma ovviamente principi attivi ci dà soltanto un punto di ecco, sì. Ovviamente tutto il resto dipenderà ovviamente da noi, dei progetti nostri che portiamo sia nelle scuole ma anche progetti quindi di ricerca. Va bene, chiarissimo. Salve, sono Mimmo Lo Russo, sono il presidente proprio dell'associazione che è il Centro Studi e Didattica Ambientali Terre, nonché anche un centro di educazione ambientale, sì. Opera essenzialmente nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, quindi sì. Questa è l'area di pertinenza. Gestiamo una serie di strutture, di cui una struttura, quindi rappresentanza Ruvo di Puglia, una masseria del 1700 nel Parco Nazionale, siamo proprio vincitori del primo centro visite del Parco Nazionale, quindi proprio come luogo ufficiale che il parco appunto ha nel territorio. Come diceva la mia collega, abbiamo vinto questo progetto di archeologia sperimentale che si chiama Archeoluoghi, di questo primo parco preistorico di circa 2 ettari. Ci occupiamo di educazione ambientale ormai da 20 anni, quindi siamo un gruppo di persone dove abbiamo messo un po' la propria passione per il territorio, quindi passione, studi e ricerca a disposizione delle scuole. Noi più o meno ogni anno facciamo attività circa 40.000, dai 40 ai 60.000 alunni, quindi siamo un grosso punto di riferimento, credo non soltanto nel panorama della provincia di Bari e della BAT, ma a livello anche regionale, quindi un po' sul territorio. È uno dei problemi a volte trovare fondi per poter potenziare un po' tutte le attività che coniughiamo con la ricerca e poi l'attività direttamente sul campo. Ok, chiarissimo. Quindi per ora le forme giuridiche con cui lavorate sono tutte associazioni. Ok, su questo poi facciamo anche un ulteriore... È uno, come dire, dei miei filoni di interesse, perché sapete che in questo momento si sta pianificando un grande cambiamento a livello come dire, di quadro legislativo che riguarderà il terzo settore no profit, e quindi soprattutto in questo momento dobbiamo stare attenti a quegli strumenti che magari esistono da un po' di anni ma effettivamente non erano ancora così vantaggiosi o non erano ancora così conosciuti, tipo l'impresa sociale, che potrebbero rappresentare, come dire, un filone, una strada nuova da intraprendere, perché sapete che l'associazione culturale va benissimo soprattutto in fase iniziale, però a un certo punto diventa uno strumento giuridico che ha molti vincoli. Effettivamente dal punto di vista del fundraising è perfetta, però dobbiamo cominciare a capire se magari accanto ad una figura, un habitus giuridico così, non diventi a un certo punto necessario anche prendere la strada magari di pensarci molto più seriamente come imprese culturali. Con i numeri che voi mi dite e con l'esperienza che avete, forse è un tema che potreste cominciare a tenere d'occhio. Il problema è che effettivamente questo, il tema dell'impresa culturale creativa e la forma giuridica più adatta con cui svolgere questa attività di impresa nel settore è ancora un discorso molto aperto, su cui ci si sta ancora interrogando. Ho avuto la fortuna di fare una bellissima esperienza all'interno di un bando che esce quest'anno per la terza volta, che si chiama Funder 35. È un bando molto particolare, che è stato promosso da 10 fondazioni bancarie. C'è la Sardegna, ma non c'è la Puglia ancora. Che ha in qualche modo finanziato imprese culturali creative dove il 75% dei consigli direttivi fosse costituito da giovani sotto i 35 anni, finanziando non tanto i vari progetti proposti, ma la ristrutturazione e il rafforzamento organizzativo delle associazioni e delle realtà che hanno partecipato. E fate conto che il primo anno
una delle realtà che io seguo da tantissimi anni, che è un piccolo teatro off nella città di Padova, che è la città in cui io vivo, è risultato vincitore insieme ad altre 15 realtà, e il secondo anno sono più o meno 12-13 quelle che hanno vinto. Quest'anno c'è l'ultima edizione, poi cambierà probabilmente, quindi si aprirà anche un filone più attento anche alle regioni del sud, quindi dopo ve ne parlo, perché potrebbe essere uno strumento che nei prossimi anni comincia a essere disponibile anche per la Puglia. E c'è stata una parte molto importante di riflessione da parte di chi da un lato eroga il finanziamento, ma dall'altro fa anche formazione, fa anche gruppi di lavoro in cui poi noi effettivamente organizzazioni vincitrici raccontiamo come sta andando, che cosa siamo riusciti a realizzare con i fondi che ci sono arrivati. E ha portato avanti tutta una discussione sulle forme giuridiche da dare all'impresa culturale, dimostrando effettivamente che l'associazione culturale vale fino a un certo punto, poi diventa un habitus stretto, e quindi penso che nei prossimi mesi addirittura dovrebbe essere proprio della fine di giugno tutta una serie di cambiamenti definitivi che riguarderanno anche l'impresa sociale. Addirittura il nuovo Matteo Renzi ha annunciato un fondo per non andare a fondo, chiamato così, che sarà destinato a tutto il filone delle imprese sociali, che potrebbe essere assolutamente un filone in cui tante delle nostre realtà che magari operano sul territorio da tanto tempo cominciano a muovere dei passi in modo più strutturale. Quindi un po' oggi vedremo fundraising puro, quindi ho una forma di organizzazione giuridica totalmente no profit e quindi posso rivolgermi a ABC, oppure nuove strade, nuove tipologie di organizzazione culturale che potrebbero in qualche modo intercettare non solo erogazioni, non solo donazioni, ma anche finanziamenti di vario genere. Quindi vi apro più finestre. Vi farò una testa così, nel senso che le cose da dire in poche ore sono tantissime. Prendetele come degli spunti, ovviamente, perché potremmo stare qua una settimana a parlare di fundraising per la cultura. Io mi occupo di questo tema da 10 anni, quindi in 10 anni ho costantemente monitorato il settore, vedendo dei cambiamenti incredibili, perché tutto quello che vi racconto oggi, 10 anni fa, neanche potevamo immaginare che si sarebbe mosso. Quindi è comunque una visione in positiva la mia, con limiti e potenzialità che si potranno sviluppare, però ecco, vedrete che il quadro che ne esce è molto ampio, però insomma sono spunti. Vi lascio poi tutta una serie di bibliografie, sitografia, indicazioni su cui poi potrete lavorare se vorrete approfondire diversi aspetti. Andiamo avanti, quindi proviamo a dare un po' di definizioni e sgombrare il campo, dicevamo, da quelli che sono dei luoghi comuni. Allora, intanto ragioniamo un po' sulla parola fundraising. Fundraising è composto, uso il termine in inglese, non è casuale, perché il termine italiano non rende minimamente l'idea, secondo me, di che cosa è il fundraising. Cioè, la traduzione italiana è raccolta fondi. Raccolta fondi risulta marginale, nel senso che se andiamo a vedere dal punto di vista etimologico come è composto questa parola inglese, ci sono due concetti importanti. Uno sta dietro la parola fund, che è scritto con la U, non con la OU, cioè si vedono tutte le versioni possibili e immaginabili, sta per risorse. Ok, risorse. Risorse che non sono necessariamente economiche. E questa è la prima grande differenza, cioè quando io metto in atto una strategia di fundraising non sto ragionando solo ed esclusivamente nel scegliere degli strumenti che mi portino risorse economiche, ma in realtà mi apro la mia organizzazione alla ricerca di tantissime tipologie di risorse, che sono per esempio risorse materiali, beni e servizi, che possono essere effettivamente uno dei nostri obiettivi. Pensiamo per esempio a loro che devono realizzare questo villaggio, ci sarà sicuramente una parte enorme di possibili fornitori che potrebbero essere trasformati in donatori dei materiali di cui avete bisogno, o la signora che lavora al museo all'interno della scuola, anche lì potrebbero esserci, come dire, delle voci di spesa che si concretizzano effettivamente in prodotti, in materiali. Pensate anche a sito internet. Ok, proprio un'entità esterna. Allora ancora di più.
ancora di più, avrà bisogno di spazi, avrà bisogno di strutture, avrà bisogno di qualunque cosa, insomma, che può servire ad allestire il museo, quindi immaginate quante potrebbero essere. Ma il museo è allestito a casa mia. Hai già detto. Però. Più o meno, sì. Ho capito. Ho capito, dopo ci fa magari vedere qualcosa. E l'altra cosa può essere, per esempio, cercare collaborazioni professionali. Sapete che, per esempio, può avere un valore importante un giovane che ci aiuta a realizzare il sito internet, almeno in una fase di partenza, piuttosto che chi disegna il logo o la comunicazione delle nostre iniziative. Chi ci aiuta, il commercialista che ci aiuta a seguire la contabilità, magari pro bono. Ecco, quindi attenzione ad allargare la nozione di cerco risorse, non solo a risorse che sono meramente economiche, ma anche appunto materiali e anche umane. Poi c'è tutto il fattore tempo. Sapete che una delle risorse, effettivamente anche dall'ultimo censimento Istat è venuto fuori pesantemente, nel settore culturale i volontari hanno un peso decisamente importante. So che è un tema caldo perché il volontariato in ambito culturale spesso porta via anche, come dire, dei posti di lavoro e quindi c'è, come dire, una difficoltà anche da parte di chi ci lavora a vederlo solo come una risorsa, però effettivamente anche in grandi manifestazioni o in progetti così ampi il ruolo dei volontari può essere effettivamente un ruolo importante che fa sì che io possa fare più che fundraising, fund saving, cioè eviti di spendere tutta una serie di risorse che posso più allocare su altre voci. Quindi la parola fund apre questo scenario. Per quanto riguarda il verbo to raise, scritto con la I, perché anche di questo si vede qualunque versione, significa ovviamente raccogliere, e quindi in questo senso la raccolta di risorse, ma significa anche far crescere, sollevare. Ecco, questo è un altro aspetto che a me piace molto sottolineare, perché effettivamente iniziare a instradare un'organizzazione culturale verso il fundraising la costringe necessariamente a crescere. Diciamo che la costringe necessariamente a introdurre tutta una serie di cambiamenti, che sono appunto le condizioni sine qua non di cui vi parlavo prima, che sono fondamentali per poter rivolgersi a dei soggetti esterni che non sono preposti al finanziamento di attività culturali e dirgli: noi esistiamo, facciamo una cosa che effettivamente ha un valore per il territorio di riferimento e quindi in qualche modo possiamo chiedere un sostegno a te che sei cittadino, a te che sei impresa, a te che sei fondazione di erogazione. Quindi dico ultimamente ai miei clienti che cominciare a fare fundraising all'interno delle organizzazioni, soprattutto se sono piccole, è come lanciare una bomba. Effettivamente succede dopo qualche mese in cui l'organizzazione effettivamente parte con un'attività di fundraising strutturata, sono talmente tante le funzioni o le situazioni magari immutate da decenni che si vanno a scardinare che la bomba prima o poi esplode. Pensate solamente ad uno dei temi principali che verrà fuori tante volte oggi, che si affianca al tema della ricerca delle risorse, che è quello della trasparenza, della rendicontazione, della cosiddetta, usando un termine inglese, accountability. Cioè, nel momento in cui io chiedo risorse all'esterno, devo essere anche disponibile a rendicontare come queste risorse vengono utilizzate. E quindi questo di solito è uno dei primi grandi nodi, dei grandi problemi su cui si verifica effettivamente il primo cortocircuito. L'altro cortocircuito non è il vostro caso, questo si verifica più nelle associazioni di volontariato che magari operano in ambito sociale o sociosanitario, dove l'età media, per esempio, dei volontari è molto alta o comunque che magari esistono da tanti anni. Oggi il fundraising mette in campo tanti di quegli strumenti che hanno a che fare, per esempio, con le nuove tecnologie, che pensare oggi di fare fundraising senza avere un sito, senza utilizzare i social network, senza sapere che cos'è lo storytelling,
Ecco, questo diventa effettivamente limitante, ecco. Vuol dire continuare a utilizzare tutta una serie di strumenti tradizionali che benissimo se funzionano, ma che per tanti target effettivamente sono un po' superati. Quindi ecco, teniamo questo concetto della bomba perché poi tornerà. Quindi fundraising è un'attività strategica, che vuol dire che non è un'attività che io faccio negli ultimi 3 mesi prima della mostra, dell'evento, dell'inaugurazione del museo, ma è un'attività che richiede un impegno costante e vi assicuro non 2 orette la settimana, per cui richiede anche delle risorse umane dedicate. I risultati migliori arrivano dove ci sono risorse umane dedicate che in modo costante possono effettivamente tenere le fila di un lavoro che è quotidiano, che è soprattutto tessere delle relazioni che possono dare frutti anche a medio e lungo termine. Ieri, prima di partire, io ho avuto 2 risposte da 2 donatori privati che aspettavo da 4 o 6 mesi. Questo vuol dire che c'è, come dire, un'attenzione costante al rapporto col donatore, e se io sto facendo altre 1500 cose, che è una situazione tipica all'interno delle piccole associazioni culturali, io perdo effettivamente delle occasioni, perdo delle opportunità. Quindi è un'attività strategica, va strutturata, va pensata, va pianificata. Oggi vi farò vedere più o meno, intuire comunque come dovrebbe andare di pari passo con quella che è la vostra pianificazione, che ci deve essere, e che è meglio se è pluriennale a questo punto, perché se 10 anni fa, quando ho iniziato a fare questo mestiere, i tempi, diciamo, con cui per esempio andare dalle aziende erano limitati, si poteva andare 6 mesi prima dell'inizio del progetto, oggi si lavora con un anticipo almeno di 1 anno e mezzo. Quindi se io non ho una pianificazione almeno triennale delle mie attività, anche qua arrivo in ritardo, perdo occasioni, oppure mi trovo in situazioni sgradevoli dove poi arrivano le porte in faccia, che è un'altra caratteristica di questo lavoro, abbastanza costante. L'idea è quello di che sia un'attività strategica e fatta nel modo più pianificato, più strutturato e più professionale possibile, perché un aspetto che comunque dobbiamo considerare è che stiamo comunque parlando di chiedere denaro, chiedere anche altre cose, abbiamo visto, ma sempre chiedere. Diciamo che non siamo proprio nostro agio con questo tipo di attività. Negli Stati Uniti fanno, pensate, le grandi organizzazioni no profit fanno degli incontri periodici con i direttivi delle associazioni, delle grandi organizzazioni, delle fondazioni, proprio con dei coach che li aiutano a lavorare su questo aspetto difficile del chiedere denaro. Cioè l'idea è mettere le persone nella condizione per sentirsi meno a disagio possibile in questa funzione. In realtà vi farò vedere che un cambiamento di prospettiva si può fare, e che effettivamente se riusciamo a fare questo click nel nostro cervello, poi anche l'azione del chiedere un sostegno economico ci pesa molto meno. Se rispettiamo i tempi, se non arriviamo all'ultimo momento, se abbiamo dei buoni progetti e dei buoni strumenti di comunicazione per presentarli ai soggetti giusti che avremo scelto con una lunga ricerca. Ecco, vedete, si sta, no, un po' alla volta in qualche modo costruendo un percorso che è un'attività strategica, certo non un'attività improvvisata. La domanda grande è, io mi trovo spesso a parlare in contesti diversi di fundraising, addirittura all'interno del mondo dei fundraiser, io sono un po' una mosca bianca, nel senso che ho tanti colleghi ancora che non credono che si possa parlare di fundraising nel settore culturale. Questo perché c'è una grande, se volete, una grande confusione, soprattutto nel settore culturale stesso, tra fundraising e sponsoring. Fino adesso quello su cui hanno maggiormente lavorato le grandi organizzazioni, i festival, ma anche i musei, se ci pensate, è soprattutto nel coinvolgimento di uno dei mercati, si dice così, mercati della raccolta fondi, che è quello delle imprese, con uno strumento, che è quello della sponsorizzazione. Per cui, usando solo questo strumento, questa è diventata l'idea diffusa che fundraising uguale sponsoring. Non c'è niente di più falso. Lo sponsoring è uno degli strumenti che io posso mettere in campo, non necessariamente tra l'altro quella più vantaggiosa per la mia organizzazione culturale,
dipende da in che momento della vita dell'associazione mi trovo, per che progetto sto effettivamente cercando dei finanziamenti, a che tipo di aziende mi vado a rivolgere. Tenete conto che a meno che voi non siate veramente un grandissimo festival, una grandissima organizzazione, quasi mai avrete a disposizione un budget di comunicazione che per l'azienda risulta interessante se la poniamo solo in un'ottica di io ti do i soldi, tu mi dai visibilità. Di fatto questa è la sponsorizzazione, no? È un contratto commerciale che l'azienda si scarica come spese di pubblicità, però di fatto richiede che voi gli diate una contropartita che è soprattutto visibilità, cioè logo su tutti i materiali di comunicazione. Ora, per quanto siate bravi nei materiali di comunicazione, per quanti contatti abbiate, per quante possibilità abbiate, che tipo di ritorno d'immagine potremo mai dare a fronte di una sponsorizzazione? È comunque limitato. Quindi attenzione, perché forse quest'idea di pensare alle aziende solo come sponsor in questi anni ha molto limitato la capacità di instaurare un dialogo anche più fecondo effettivamente per le organizzazioni culturali, perché è vero che forse noi non abbiamo tanto da dare in termini di visibilità all'azienda, ma forse abbiamo molto altro e forse l'azienda non è interessata solo ad un ritorno d'immagine quando fa un'operazione di sostegno ad attività culturali. Allora, che cosa possiamo offrire in cambio? A che cosa può essere interessata l'azienda? Queste sono alcune domande a cui cerchiamo dopo di dare delle risposte. Quindi vi dicevo, tra i miei colleghi sono abbastanza una mosca bianca, però penso che decisamente a questa domanda possiamo dare una risposta positiva. Vediamo da che situazione partiamo. Peccato che non la vedete tanto, ma questa immagine è abbastanza significativa, del 2005, una campagna che ha fatto un'orchestra di Milano, nel momento in cui si sono verificati i tagli più pesanti, diciamo, soprattutto al mondo della musica. E allora si sono fatti fotografare tutti i membri dell'orchestra legati al proprio strumento, come dire, se ci togliete i fondi questa è la situazione in cui poi ci ritroveremo, no? Quello è stato, se volete, il filone protesta, il filone mi lamento, il filone mi trovo improvvisamente in una situazione che non mi aspettavo, mi manca la terra sotto i piedi e quindi proteste in piazza. Comunque questa è stata una fase importante che ha fatto in qualche modo emergere il problema, ha fatto arrivare all'attenzione pubblica il tema di un finanziamento che fino adesso era scontato, arrivava sempre, arrivava al di là dei risultati, altra logica che secondo me ormai è insostenibile, e quindi c'è stata questa fase di polemica. Oggi siamo andati un po' più avanti, o almeno alcune organizzazioni culturali sono riuscite a superare la fase del piango mi lamento e effettivamente cominciano a presentare delle soluzioni. Quindi progressiva e costante diminuzione del finanziamento pubblico per le arti, la cultura e i beni culturali, e quindi aumento delle organizzazioni culturali che improvvisamente sentono l'esigenza di trovare forme di sostegno. Ci sono alcuni fattori da cui vi vorrei far partire. Negli ultimi anni si è cercato sempre di più di dare un peso anche dal punto di vista economico a quella che è la cultura in Italia. Due rapporti in particolare vi consiglio di sfogliare, di dare un'occhiata, fatti dalla fondazione Simbola, sono due rapporti che trovate scaricabili sul loro sito, che cominciano a presentare il mondo della cultura come effettivamente un settore che non solo succhia risorse, ma anche effettivamente produce risorse, produce posti di lavoro, no? Quindi una controretorica a quella che è stata un po' la stagione del solamente patrimonio culturale come petrolio dell'Italia, giacimenti non ben valorizzati, ma bensì un settore che effettivamente frutta il paese se si fanno tenendo conto, insomma, dell'intero comparto delle industrie culturali creative. Faccio una parentesi, questo vuol dire mettere dentro anche settori molto effettivamente produttivi come quello dei videogames piuttosto che del cinema, quindi ovviamente si allarga, però
se vogliamo vederli complessivamente, un settore che produce al paese il 5,4 del prodotto interno lordo, quasi 75 miliardi di euro, e soprattutto dà lavoro a 1,4 milioni di persone, che sono tutto sommato il 5,6% del totale degli occupati, e che insieme a tutto quello che è il comparto del cosiddetto terzo settore, effettivamente ha tenuto più di altri settori in questi anni di crisi. Quindi forse non è effettivamente così la Cenerentola che fino in questo momento abbiamo sempre pensato. Dati interessanti sono emersi anche nell'ultimo censimento Istat sulle organizzazioni no profit, che è stato fatto nel dicembre del 2012, finalmente, perché erano 10 anni che non si faceva. I dati che sono venuti fuori sono veramente significativi, addirittura sono state censite 54.000 e rotte organizzazioni no profit che si occupano esclusivamente di attività culturali e artistiche, e queste organizzazioni contano su un contributo complessivo di più di 800.000 volontari. Quindi, tra peso economico e peso delle associazioni no profit, cominciamo a capire che c'è un mondo effettivamente molto ampio, molto vasto, che lavora in questo settore. Complessivamente, solo nota di redazione, le organizzazioni no profit oggi in Italia censite sono 301.000. Immaginate che cosa succederà quando tutte cominceranno a fare fundraising. 301.000 organizzazioni no profit. Ci sono però dei dati che non ci aiutano nel pensare che il fundraising possa essere effettivamente una strada, e sono i dati sul consumo culturale. Consumo culturale, quest'anno più che mai, dati di Federculture di dicembre del 2013, sembra arrivato a dei minimi storici. Cioè, nel paese che si vanta, qualunque convegno siate andati su questo tema, di avere la percentuale più alta del patrimonio culturale mondiale, come se fosse possibile in qualche modo quantificare un patrimonio che non è solo materiale ma anche immateriale, comunque nel paese che si fa queste stime, effettivamente sono 39 gli italiani su 100 che non hanno partecipato ad alcuna attività culturale. Aumentano del 3% gli italiani che non leggono nemmeno un libro l'anno. L'indice di partecipazione culturale degli italiani è pari all'8%. Tenete conto che in Europa è il 18% e solo in Svezia, per carità, avranno un tempo orrendo, però 43%. Quindi qual è il problema? Possiamo effettivamente pensare di coinvolgere i cittadini nel sostegno al patrimonio culturale se questa è la percezione, se questo è il livello di interesse, se questo è il livello di coinvolgimento? Questa forse è una nota che è un po' stona. Un'altra cosa interessante che è andata a misurare Federculture è che il 3%, solo il 3% dei musei italiani ha applicazioni per smartphone e tablet, il 6% audioguide per la visita, il 13% un catalogo online. Perché sono andati a misurare questa cosa? Perché, come vi dicevo prima, partecipazione, coinvolgimento, oggi più che mai nella creazione dei pubblici, che sapete è una delle linee anche su cui lavorerà l'Europa fino al 2020, è il cosiddetto audience development, no? Lo sviluppo dei nuovi pubblici. Come posso pensare di sviluppare nuovi pubblici se sono un museo e sono un dinosauro digitale, capito? Cioè, ci sono effettivamente degli esempi che spiccano nel panorama nazionale per le attività che sono riuscite a fare sui social media o sul web, effettivamente poi arrivano dei riscontri anche in termini di sostegno incredibili. Per chiudere, con 3.609 musei, 5.000 siti culturali, 46.000 erotti beni architettonici vincolati, e non continuo a leggere la sfilza, questo è quanto l'Italia investe in cultura e quanto investe in istruzione. Cioè, siamo praticamente all'ultimo posto per quanto riguarda la cultura e al penultimo posto per quanto riguarda l'istruzione. Ci sono dei bei movimenti in questi giorni per quanto riguarda l'allocazione delle risorse, ma di fatto questo è il quadro da cui partiamo, quindi è uno dei paesi che investe meno in cultura. Tagli sono stati sicuramente vertiginosi in questi 10 anni.
quasi 1 miliardo in meno di risorse destinate all'arte e alla cultura, e sono sicuramente una conseguenza della crescente marginalità della cultura nel tessuto della società e dell'economia italiana, perché alla fine, se ci pensate, decidere o meno di allocare risorse in un settore vuol dire considerarlo o meno strategico. Quindi prendo in prestito una vignetta di Altan per farvi sorridere, ma in realtà è un po' questa la situazione, perché Italia la cultura per proteggervi, meno ne sapete meglio è per voi. Ecco, quindi il fundraising diventa una sfida che è, come dire, non solo trovare delle risorse per realizzare dei progetti della mia organizzazione, ma diventa a questo punto veramente una sfida molto più ampia, che è aumentare il coinvolgimento di una serie di generazioni anche future e decidere che cosa effettivamente è importante che continui a esserci. Questo è come sono calati i finanziamenti del MIBAC, scendendo a 1,5 miliardi nel 2013, quindi lo 0,20% del bilancio dello Stato. Tra l'altro, per il triennio 2014-2016 il bilancio calerà ancora, arriverà a 1,4 miliardi e dovrà occuparsi anche di turismo. Guardate com'è andato in picchiata. Bene. Quindi, se devo fare un primo confronto con quello che succede nel contesto anglosassone, che abbiamo detto io terrò comunque come un riferimento, cominciano a emergere alcune cose interessanti. Allora, nei paesi anglosassoni, vi dicevo, Stati Uniti all'estremo opposto, perché ovviamente ha una situazione storica ed economica dove non è mai esistito un finanziamento pubblico alle arti e alla cultura. Quindi da sempre le organizzazioni culturali hanno dovuto trovare nei sostenitori privati, metto nel mercato dei sostenitori privati le fondazioni, i trust o foundations, metto i cittadini, cioè il singolo cittadino che ha anche una capacità di $10 per sostenere il museo, metto le aziende. Questi tre soggetti, questi tre mercati della raccolta fondi negli Stati Uniti sono da sempre stati coinvolti. E cosa succede? Che si è affermata una cultura del fundraising per la cultura, scusate l'ossimoro, per cui per un cittadino è normale sentirsi chiedere il sostegno al museo, il sostegno alla biblioteca, il sostegno al teatro, il sostegno all'associazione culturale. È normale, non è una cosa strana. Come ancora lo è in tanti contesti per noi, non tanto da parte dei cittadini. Ci sono due fenomeni che stanno dando dei segnali che, come dire, l'esterno è pronto al cambiamento. Uno è quello del crowdfunding, di cui dopo parleremo nel dettaglio, e uno è quello della miriade di progetti che sono arrivati nelle tante call aperte in questi ultimi 2 anni, sia dalle fondazioni che da associazioni o enti che hanno aperto, come dire, possibilità di finanziamento anche importanti per le giovani imprese culturali creative. Però il grande scoglio è soprattutto nella mente di chi opera nel settore culturale, che ancora non si sente degno di chiedere le risorse al cittadino. Non si sente degno perché non è consapevole dell'impatto che i propri progetti culturali fanno sul territorio di riferimento o non è abituato a lavorare in questa logica. Dopo apriamo una finestra su questo. Quindi se nel mondo anglosassone, Regno Unito, Australia, Canada, per le istituzioni culturali il fundraising è un'attività fortemente diffusa, è condotta in modo professionale, è condotta con risorse umane dedicate, aree, sta tra parentesi, cioè aree fundraising, 20-25 persone dedicate solo a questa attività, in un museo come la Tate ha 26 fundraiser, se guardate i risultati che hanno, sono ampiamente retribuiti e ampiamente giustificati i loro investimenti in fundraising e comunicazione. Hanno iniziato a investire appunto nell'implementazione e sensibilizzano i mercati della raccolta fondi da tanto tempo. Quindi il risultato è che il fundraising porta una fetta, avete presente come loro fanno i bilanci, no? A fette. Nel Regno Unito c'è ancora una fetta che è costituita dal finanziamento pubblico, perché abbiamo detto che è a metà strada tra gli Stati Uniti e noi.
Quindi le organizzazioni culturali te lo raccontano, questa parte, il 40% mi arriva ancora dallo Stato, ma questa, che è il 60%, mi arriva da introiti propri dell'organizzazione, che vuol dire merchandising, che vuol dire servizi aggiuntivi, che vuol dire attività di didattica, che vuol dire affitto degli spazi, insomma pensare in modo imprenditoriale anche una realtà culturale, ma vuol dire anche donazioni, donazioni da cittadini, donazioni da imprese, donazioni da fondazioni. Quindi il museo cambia completamente il modo. Se guardiamo adesso, se riusciamo a guardare adesso il bilancio di un'organizzazione culturale italiana, non è facile perché non, pur essendo un pubblico si fa una fatica incredibile ad avere questi dati, è completamente l'opposto, cioè il 70-80% arrivava da fondi pubblici, è assolutamente insostenibile questo sistema ora. La cosa interessante, guardando bene i dati dell'Istat, che ragionavano sulle organizzazioni no profit, quindi come voi, le associazioni culturali piccoline, lì si vede che già questo meccanismo è invertito, che già viene più dal privato che non dal pubblico, quindi è già un meccanismo in atto. Si tratta di dargli ordine, di dargli struttura, di renderlo più professionale. Una cosa ho messo qua, vedete, per le istituzioni culturali, tra parentesi, trust o charity, il problema della forma giuridica è fondamentale, perché se io non ho una forma giuridica preposta a fare fundraising, vuol dire che da solo mi metto dei paletti. Pensate ai musei statali, di cui tanti sono archeologici, no? I musei statali non possono ricevere erogazioni liberali dai cittadini. Quindi ci sarà, come dire, una fase in cui il legislatore si dovrà fermare, riflettere, aprire le strade. Sapete che di qualche giorno fa è l'annuncio di questo art bonus, che renderà detraibile fino al 65% le donazioni, quindi le erogazioni liberali, da parte di imprese e cittadini anche al settore delle conservazione dei beni culturali, dell'archeologia. Ma il problema non è solo quello, il problema è proprio andare ad agire anche su quelle che sono le figure giuridiche. Non possiamo continuare a creare l'ennesima associazione amici del museo per poter fare fundraising. L'istituzione stessa deve essere messa in condizione di poter chiedere a tutti i soggetti che sono disponibili a sostenerla. In Inghilterra è così, sono tutte trust o charity. Nella mente del cittadino il fatto che siano trust o charity vuol dire trasparenza, vuol dire se voglio andare a vedere com'è la tua composizione delle entrate, lo potrò fare in modo facile sul tuo sito perché avrai un bilancio chiaramente spiegato. Voglio capire la mia donazione come è stata utilizzata, sarà facilmente tracciabile, capite? Quindi vuol dire essere già pronti per poter fare fundraising. In Italia invece purtroppo non c'è questa chiarezza, adesso poi il tema dell'impresa sociale aprirà ulteriori possibilità, ma ancora non si capisce, il mondo per esempio delle cooperative sta un po' in mezzo tra poter fare fundraising, insomma la situazione è veramente molto complessa, ci sono mille formule, la signora parlava di APS prima, voi avete parlato di associazione culturale, cioè una come dire, parcellizzazione in tante figure che possono fare alcune cose sì, alcune cose no, che alla fine confondono il donatore che non capisce bene effettivamente se è un organismo che può o meno ricevere donazioni. Il fundraising è un'attività nel settore culturale ancora poco diffusa, soprattutto condotta in modo discontinuo e scarsamente professionale, che era quello che vi dicevo prima. Se non è un'attività strutturata, non porta frutti, cioè li porta in modo occasionale, magari con un colpo di fortuna il risultato positivo arriva, ma poi, siccome siamo in una logica di donatore e non di sponsor, come vi dicevo prima solo, il donatore richiede una continuità di rapporto. Il donatore è anche l'azienda o la fondazione che si aspetta di essere tenuto informato, che si aspetta di essere coccolato, che si aspetta di essere continuamente coinvolto nelle iniziative per vedere effettivamente come vengono usati i fondi che ha messo a disposizione. Se non c'è una struttura che continuamente segue questo aspetto, il donatore diventa non viene seguito e quindi diventa un donatore scontento. Un donatore scontento di oggi diventa un donatore indisponibile di domani e in più parla male di noi agli altri, quindi ci fa doppio danno. Soprattutto limitato a occasioni ben definite, soprattutto non percepito come funzione strategica per l'organizzazione. Questo è un aspetto fondamentale perché è capitato anche a me di entrare in organizzazioni
anche grandi che avevano deciso che volevano fare fundraising, quindi una decisione consapevole, maturata nel tempo, e poi di fatto nel momento in cui si è proposta una strategia di cambiamento per poter fare fundraising non sono riusciti a creare un posto, non solo fisico, cioè una scrivania per avere un fundraiser che svolgesse il lavoro di tutti i giorni, ma anche di metterlo in collegamento con chi si occupa della direzione artistica, con chi si occupa della pianificazione, con chi si occupa dell'ufficio stampa, della comunicazione, tutte figure con cui il fundraiser deve continuamente relazionarsi, perché come vedremo tutti i canali in qualche modo possono essere coinvolti nella raccolta fondi. Ci sono ancora ostacoli burocratici e prevale il modello pubblico. Questo tipo di meccanismo porta al fatto che effettivamente il fundraising non è ancora, come dire, non produce un apporto significativo rispetto a dei finanziamenti pubblici che sono di fatto molto meno disponibili. Quindi, scomodo lui per dirvi che non è la più intellettuale delle specie che sopravvive, non la più forte, ma la specie che è in grado di adattarsi meglio al mutabile ambiente in cui si trova. È ora di adattarsi a un ambiente che è mutato, di cercare nuove strade. C'era stato un bellissimo intervento di una persona che io ammiro molto, si chiama Marco Cammelli, è stato presidente dell'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, fino a qualche mese fa, e adesso lavora per la Fondazione di Erogazione di Bologna. Lui dice: la crisi ha talmente cambiato il territorio in cui oggi ci troviamo a muoverci che dobbiamo fornirci di nuove carte geografiche. Avete presente un po', no? Quando il navigatore che avete magari in auto non riconosce perché da poco sono stati fatti dei cambiamenti. È esattamente la stessa situazione. Dobbiamo caricare dei nuovi file nel nostro navigatore, trovare una nuova carta geografica per capire come muoverci in un contesto che nel giro di 5-7 anni è cambiato completamente. Adattamento e cambio di prospettiva, quindi uscire da una cultura vista solo in un'ottica di leisure and pleasure, ma cominciare a ragionare su effettivamente qual è il peso, l'importanza e l'impatto che i nostri progetti culturali hanno nella nostra società di oggi, effettivamente se interessano qualcuno, se hanno un peso e quindi se effettivamente ci sono là fuori dei potenziali donatori, dei potenziali sostenitori, ci sono o non ci sono. Questo tema di dimostrare l'impatto sulla comunità diventerà, vedrete, cruciale. Finalmente si comincia a ragionare di valutazione dell'impatto delle attività culturali. Siamo veramente ancora agli inizi. Vi consiglio un testo appena uscito per, mi pare, Il Mulino. L'autrice si chiama Irene Sanesi, è una commercialista che si occupa di economia della cultura da diversi anni. Non è un'accademica, quindi è proprio una operatore, insomma, del settore, che poi segue tante organizzazioni culturali, che ha scritto un testo che si chiama Il valore del museo. Finalmente comincia a interrogarsi su, bene, un bilancio tradizionale riesce effettivamente a misurare l'impatto, che non è necessariamente solo economico, che una struttura culturale, un'organizzazione culturale genera sul territorio? No. E quindi come facciamo a raccontare perché è importante che le nostre organizzazioni continuino a esistere e non chiudano domani? E quindi che è necessario sostenerle anche se lo Stato non lo riesce più a fare? Dobbiamo inventarci dei nuovi indicatori. Quando lui ha cominciato a dirmi prima, seguiamo, coinvolgiamo 40.000, hai detto, studenti l'anno, lui sta già dandomi degli elementi. Se io fossi un'azienda, questa sarebbe stata la prima cosa che lui avrebbe dovuto dirmi, perché è quello che l'azienda in qualche modo va a misurare, è abituata a lavorare coi numeri, vuole capire quante persone sono interessate da questo progetto, ma lo stesso vorrà la fondazione e tra poco lo vorrà anche il cittadino a cui chiedete un sostegno, perché il cittadino, che è un potenziale donatore anche di cause culturali, anche se è molto impreparato, perché non gli è stato mai chiesto di sostenere cause culturali, perché era un compito che spettava allo Stato o ai ceti sociali a più alto reddito, no? Siamo cresciuti noi, questa generazione qua, siamo cresciuti con quest'idea, al massimo il mecenate,
ma il mecenate è comunque chi ha i soldi, no? Chi è molto ricco. E il cittadino comune, invece, quello che ha una disponibilità medio-bassa, può fare qualcosa? Certo che lo può fare, il segnale sta arrivando da questi casi di crowdfunding eclatanti, però bisogna fargli capire che anche i suoi 5 euro fanno la differenza, soprattutto se ho degli obiettivi di raccolta fondi importanti, come tanti 5 euro messi insieme fanno l'obiettivo. E tu, organizzazione culturale, poi sei disposto a raccontarmi come li spendi? Sei trasparente? Stai facendo il progetto migliore sul territorio? Mi dimostrerai l'impatto? Se sì, magari ci penso a sostenere il tuo progetto. Si parla sempre di più di SROI. Il ROI è quello senza la S, è il return on investment, no? Allora si parla sempre di più di social return on investment, cioè come vado a misurare effettivamente l'impatto sociale. Una delle associazioni che ha vinto Funder 35 ha fatto degli esempi molto semplici, molto banali, ma che effettivamente ci aiutano a capire come sta a noi trovare gli indicatori. Vi faccio un esempio: piccolo festival organizzato in una città di provincia, festival di musica, loro sono andati a misurare ad esempio quanta CO2 viene risparmiata evitando che gli abitanti di quella città si debbano spostare per andare a un concerto nella città capoluogo. Oppure, quanto costerebbe quel comune il festival se invece che dai loro volontari fosse organizzato tutto da personale dipendente? Questi sono degli esempi di indicatori, ma ce ne sono molti altri. Chi lavora per esempio con l'allontanamento scolastico potrebbe portare questi dati, quanti ragazzi riuscite a non far allontanare, quindi effettivamente quante risorse vengono risparmiate poi in prevenzione della tossicodipendenza. È tutto collegato, però noi dobbiamo dimostrare come. Dobbiamo farlo noi che lavoriamo nel settore culturale, che sappiamo che cosa ci ha motivato fino adesso a lavorare in questo settore, perché da fuori non necessariamente capiscono qual è il nostro lavoro. Perché è fondamentale, se voi mi doveste convincere, io sono appena arrivato da Marte, come mi convincete che è importante realizzare questo villaggio che riproduce la Puglia del, non lo so, ditemi, era paleolitica? O signora, perché è importante il suo museo? La domanda è: perché è importante, a chi va il beneficio e qual è l'impatto? Cioè, saranno sempre di più queste le domande. Ve le lascio lì, poi mi rispondete dopo. Però questo diventa il nodo. Il fatto di non avere più un finanziamento pubblico scontato ci costringerà a interrogarci su: è importante o non è importante? C'è pubblico o non c'è pubblico? E se non c'è pubblico, questa è effettivamente un modo per discriminare oppure no? Il pubblico allora lo devo creare, come faccio a crearlo? Perché questa è un'altra regola del fundraising: se non c'è una comunità attorno al progetto non c'è finanziamento. Questo viene fuori soprattutto dal crowdfunding, ma si applica a tutte le altre strategie di raccolta fondi. Se non c'è una comunità che percepisce come importante l'attività del museo, della biblioteca, del teatro o della vostra associazione, difficilmente troverete dei sostenitori. Quindi questo, vedete, che comincia a farvi capire quanto aumenterà per esempio la necessità di comunicare le nostre attività, farle comprendere. Togliersi un po' di quella spocchia, no, che abbiamo sempre avuto nel settore culturale, beh, ma insomma la cultura è importante. No, questa cosa non funziona più. Dovete scendere al livello più basso e spiegare veramente a tutti, come se fossero arrivati da Marte, perché è importante. In che modo cambia la vita di un cittadino, sapere o non sapere la storia del territorio in cui vive, conoscere quello che è stato il proprio passato. E quindi ovviamente l'esigenza di passare dal cambiamento a un'attività strutturata. Quindi, come ci si adatta a questo contesto mutato? Sicuramente alla progressiva diminuzione e la crescente indisponibilità del finanziamento pubblico io devo rispondere con una strategia di ricerca di fondi da più soggetti. L'idea è non ragionare più nell'ottica di dipendenza da un unico finanziatore. Questa cosa è molto pericolosa,
non deve più succedermi. Io devo avere più soggetti, categorie diverse che contemporaneamente sostengono le mie attività, i miei progetti. I cittadini con certe politiche, con certe dinamiche di coinvolgimento e con certe potenzialità anche di donazioni, le aziende in un'ottica di responsabilità sociale di impresa e di coinvolgimento che vada oltre al ti do un ritorno di visibilità, e le fondazioni che dopo vedremo che possono essere effettivamente un player molto molto significativo, soprattutto all'inizio di percorsi grossi come quello che avete raccontato voi. Non avrò più una dipendenza da un'unica fonte di entrata, perché se quest'unica fonte per qualunque motivo viene meno, mi ritrovo nella stessa situazione. Quindi devo diversificare, avere più canali. Ci saranno anni in cui le aziende danno di più, anni in cui vinco magari un bando di una fondazione e quindi mi arriva più da quel settore, ma contemporaneamente tutti devono essere attivati, ci devono essere persone che lavorano in questi quattro canali. Finanziamento pubblico, poco, ma continuerà a esserci e va continuamente seguito, Europa magari, aziende, fondazioni, cittadini. Tutto sta sulla mia scrivania, con strumenti diversi, approcci diversi, modalità di coinvolgimento diverse. Altra cosa, ovviamente come noi sono calati i fondi anche negli altri settori del welfare, quindi vuol dire che tutti gli altri settori, sociosanitario, cooperazione, cultura, ambiente, università, persino la politica ultimamente, scenderanno nella grande arena del fundraising. Come vinco la competizione? È qui un po' quello che state facendo anche con questa serie di laboratori. Dovete differenziarvi rispetto agli altri. Marketing. Questo è puro marketing. Piani di fundraising strutturate, politiche di comunicazione mirate, coinvolgimento dei propri pubblici, lavoro costante sul territorio, nelle scuole, con i cittadini delle varie età. Il fatto che siano entrati in campo nuovi finanziatori, tra virgolette, perché cominciano a essere diversi anni, fa sì che io debba adottare delle modalità di coinvolgimento sempre più personalizzate e a misura di obiettivo. Questo significa soprattutto che io devo investire del tempo per conoscere i miei donatori. Cioè, la cosa più sbagliata che io posso fare è presentarmi da un'azienda senza aver studiato chi è l'azienda, chi c'è dentro, cosa ha fatto, che progetti ha sostenuto in passato, di cosa si occupa, come si chiama la persona che sto per andare a incontrare, banalità, eh? No, ma ve lo racconto perché succede tutto. Mi ricordo che nel 2001 facevamo un corso di fundraising alla Fundraising School a Forlì e venne il responsabile relazioni esterne della ERG. La ERG, se vi ricordate, ha sostenuto per 10 anni il Teatro Carlo Felice di Genova, sponsorizzando con una sponsorizzazione che diventò in quegli anni la più alta a livello europeo, tutti i lavori di restauro da, come era il Carlo Felice, cioè un teatro con una bomba esplosa in mezzo, quindi un rudere, fino a farlo tornare quello che è oggi. Lui raccontava, a parte che raccontava che era stata talmente negativa questa esperienza di 10 anni che avevano deciso di non sostenere mai più nessuna organizzazione culturale, tanto che si sono aperti una loro fondazione operativa che fa progetti, che oggi si chiama Fondazione Edoardo Garrone. Questo per dire che l'errore viene anche spesso dalle organizzazioni culturali stesse, che non hanno saputo in questi anni coltivarsi i donatori, ma raccontava che delle tante richieste di fondi che gli arrivavano, lui faceva fare alla segretaria una prima scrematura solamente guardando se il suo nome era scritto corretto. Siccome era un nome molto zigogolato, si chiamava Edoardo Luvizzone, molti lo scrivevano sbagliato, e quindi lui diceva alla segretaria: se il nome non è scritto giusto non lo voglio neanche vedere, che è il minimo effettivamente, però capita. A chi non è capitato, insomma, di fare, quindi anche su questo. Quindi, per concludere questa parte molto teorica, poi andiamo più sul pratico. Il fatto che sia diminuito il sostegno pubblico al patrimonio, alle arti e alle attività culturali è assodato. Non cambierà, quindi prendiamolo come un dato di fatto. Facciamo pace con questa situazione.
ci vuole sicuramente un nuovo approccio che sia più manageriale, ecco perché anche la necessità di questi laboratori, no, che vi mettono insieme queste competenze che magari sono lontane dal vostro percorso di studi tradizionali, ma non potete non averne, o almeno non sapere che esistono e che ci sono delle persone che hanno queste competenze, che quindi possono essere dei vostri partner nel promuovere i progetti strettamente culturali, strettamente in ambito archeologico, meno burocratico, perché ovviamente quello è un aspetto che inficia tantissimo il nostro lavoro, e dovrebbe portare a tre azioni, cioè da un lato più marketing che mi aiuti a far aumentare i ricavi. Qui sono in una fase proprio profit, cioè cominciare a pensare le attività del museo, del teatro, della biblioteca o della nostra organizzazione culturale anche in un'ottica di faccio dei ricavi, soprattutto se ho uno spazio. Questo sta avvenendo in questi giorni anche con le scuole, che è un altro soggetto che sempre di più dovrà rivolgersi al fundraising, perché anche lì siamo messi veramente, veramente male, cercare di essere più efficaci nei confronti della domanda, ma anche essere più efficaci nel promuovere i servizi, nel saper sfruttare gli spazi che abbiamo a disposizione. Vi dicevo prima, se vado alla Tate mi trovo una torta di composizione delle entrate che mi dice il 60% arriva da entrate proprie. Una fetta importante di questo 60% arriva dalle attività, che sono le attività istituzionali, quindi le mostre che si pagano a differenza dell'ingresso al museo, che sapete lì non si paga, le attività didattiche con le scuole, le attività di quelli che noi chiamiamo i servizi aggiuntivi, quindi il bar, il ristorante, il bookshop, la nursery, tutto quello che loro creano per rendere il museo effettivamente un ambiente aperto a tutti, ma anche per esempio le cosiddette rental policies, cioè le politiche di affitto degli spazi museali. C'era anni fa una bellissima campagna della Tate che si chiamava, che aveva una fotografia della, non so se siete mai stati nella nuova sede della Tate Modern, che è praticamente stata costruita in questa grande fabbrica, era una vecchia centrale elettrica sul Tamigi, quindi che guarda verso la City, e avevano fatto una fotografia dal ristorante della Tate Modern verso la City, quindi c'era questa foto della City, che per carità ha un suo fascino, con una giornata tipicamente londinese, quindi grigia, eccetera, e loro se la vendevano come dire questo è il panorama che potrai godere dal ristorante della Tate, e il payoff sotto era Tate, due punti, room with a view, una stanza con una vista straordinaria. Pensate a tutti i nostri edifici storici con viste straordinarie, molto più straordinarie, che potremmo, se avessimo questo approccio marketing, sempre nel rispetto delle condizioni di conservazione, tutto quello che volete, ma potremmo forse utilizzare un po' più in un'ottica di creare dei ricavi che poi vengono riutilizzati nelle attività culturali. Però vuol dire uscire da una logica di sussistenza, capite? Cioè cominciare a far fruttare ogni centimetro quadro del museo, della biblioteca o della nostra organizzazione culturale, che non vuol dire mettere a rischio il bene culturale, che non vuol dire mettere a rischio il palazzo storico, tutto sempre nel rispetto, ma forse un qualcosina di più di quello che fino adesso si è fatto si può fare. Meno costi, e qui vuol dire lavorare su una maggiore efficienza gestionale, vuol dire più management dentro le nostre organizzazioni culturali, più accountability, che vuol dire più trasparenza nella gestione delle risorse, quello che vi dicevo prima, no? E poi, in ultimo, coinvolgimento di nuove categorie di sostenitori e quindi più fundraising. Quindi tre potenziali ricette: più marketing, più management, più accountability e più fundraising. Questo ci potrebbe indicare una strada per far fronte alla diminuzione del sostegno pubblico. Mi dite voi quando avete bisogno di fare una pausa caffè, eh? Quindi, detto questo, quali sono le altre prospettive che si aprono e che vorrei vedere un po' con voi nel dettaglio, andando a vedere anche molto praticamente quali sono gli strumenti? Ci sono quattro grandi categorie su cui si può pensare di fare fundraising. A parte gli enti pubblici, ci sono appunto il mercato delle persone fisiche,
delle imprese e delle fondazioni di erogazione. Chi sono, come si muovono e che propensione hanno a donare nel settore della cultura lo vediamo adesso. Scusate, questo è... Allora, vi ricordate che prima dicevamo ci sono una serie di condizioni, di prerequisiti che secondo me vanno messi in campo prima di cominciare a pensare che la mia organizzazione può aprirsi e chiedere risorse a queste categorie che abbiamo visto. Quali sono questi prerequisiti? Cioè cosa devo fare se volessi cominciare a fare fundraising da settembre? Ok, cosa devo fare? Cosa devo sistemare prima? Cosa devo verificare? Allora, sicuramente bisogna cominciare a mettere in campo una certa disponibilità al cambiamento, che era la bomba, no? Di cui vi dicevo prima. Sicuramente ci sono dei cambiamenti da fare a livello di organizzazione interna, la forma giuridica, abbiamo visto, ci siamo interrogati prima. Effettivamente l'associazione culturale va bene, è sufficiente, in questo momento è l'unica forma giuridica che posso utilizzare. Risorse umane. Risorse umane vuol dire, so che gli organici delle organizzazioni culturali, ancor più delle associazioni culturali, sono sempre ridottissimi e si fa fatica anche a pagare chi lavora da più anni, però cominciate a pensare che avere una persona, anche part-time, che si occupa di questo filone, comunicazione e fundraising, nel tempo può generare delle risorse che poi sono sufficienti a coprire tutti i vostri costi, comunque parte dei vostri costi. Vi faccio un esempio. Io seguo questo teatro dell'inutile, nome facilissimo ovviamente come potete immaginare, soprattutto l'imprenditore medio veneto, quando dicevo sono del teatro dell'inutile, mi rideva in faccia praticamente. Mi chiamano nel 2008. Erano appena nati, era una piccola un piccolo teatro off di quelli, sapete, costruiti in vecchi edifici industriali riconvertiti, in questo caso una vecchia fabbrica di semafori, e volevano lanciarlo. Erano partiti da circa un anno, avevano veramente un'attività iniziata con 20 spettatori a sera, proprio all'inizio. Ci incontriamo, io gli racconto che faccio questo lavoro stranissimo e poco conosciuto all'epoca, e loro mi dicono, ma forse anche noi avremmo bisogno di qualcuno che faccia fundraising per noi. In realtà effettivamente avevano bisogno sia della comunicazione che del fundraising, che possono essere due leve che magari chi si occupa di fundraising all'inizio mette insieme volentieri, perché avere in mano la leva della comunicazione è molto funzionale all'attività di raccolta fondi, quindi magari può coprirvi queste due aree, no? Magari non tutto, magari con un po' di aiuto almeno per la parte dei social network, però pensate che questa figura potrebbe farvi l'ufficio stampa, l'attività di social network e la parte di monitoraggio bandi, ideazione di forme di coinvolgimento. Quando abbiamo cominciato a lavorare, ovviamente loro hanno fatto un investimento, nel senso che mi hanno, come dire, garantito una consulenza minima, ma comunque pagata, perché se cominciate a lavorare con risorse che non sono pagate, poi non avete affidamento, non potete fare affidamento sempre. Hanno fatto questo investimento e da lì abbiamo cominciato a capire come muoverci. Non c'erano appunto finanziamenti pubblici disponibili e quindi abbiamo detto va bene, vediamo che altri mercati dei quattro che vi ho mostrato potremo cominciare a sollecitare. Per farvela breve, in 6 anni siamo riusciti a raccogliere oltre 100.000 euro, che non sono tanti, però pensate che è una piccola associazione culturale con dei progetti forse neanche ambizioso come quello che voi mi avete descritto. Non sono arrivati in modo costante, cioè non sono arrivati 20.000 il primo anno, 20.000 il secondo, ma sono arrivati in modo graduale, perché il fundraising purtroppo è un'attività che dà frutti a medio e lungo termine. È come la vite. Sapete che la vite non fa neanche un acino i primi 3 anni? Ecco, è uguale. Cioè, quindi voi all'inizio investite su questa figura del fundraiser, non arriva neanche un risultato, è normale. Perché c'è una fase di preparazione, poi magari c'è il risultato straordinario che arriva lo stesso, però
per quello vi dico un'attività strutturata che dà risultati a medio e lungo termine, però se è condotta in modo strategico e costante arrivano i risultati. Arrivano perché alla fine si crea questo meccanismo di sollecitazione costante di questi quattro mercati che spinge l'organizzazione ad aprire le porte, a comunicare i progetti, a far capire l'impatto. Allora, i primi anni si fa fatica perché c'è un lavoro immenso da fare in questo senso, no? Per esempio, se io dovessi oggi andare ad un'azienda, io ho bisogno di portare un progetto che abbia delle caratteristiche. Cioè, deve essere un progetto che parla il linguaggio dell'azienda. Allora, uno vuol dire avere un progetto, cosa che non do per scontata, perché molte organizzazioni addirittura... Quando io gli dico, bene, volete fare fundraising, ma esattamente per cosa? Qual è il vostro obiettivo di raccolta fondi? Quanto vi serve? Domanda, no? Strana. Allora, a voi, se io vi chiedo, quanto vi serve per realizzare, quanto vi dà la regione e quanto vi manca? Me lo sapete dire? Quanto vi manca? 75.000 euro. Signora, lei sa quanto manca per realizzare il progetto che vorrebbe? Da stimare. È da stimare, ma sicuramente, cioè io credo che in tanti anni, a me, io posso dirle quanto è costato a me. Io credo non meno di 60.000 euro. Ok. Non meno di 60.000 euro. Quindi diciamo per lanciarlo... Per, solo per la realizzazione del museo, che è stata una cosa che si è... Chiaramente, cioè io ho accumulato materiali nel tempo e poi una volta dopo aver accumulato i materiali, poi ho dovuto sistemare 3.000 metri quadrati di terreno, quindi recintandolo, spietrandolo, sistemando gli alberi che c'erano, eccetera. Quindi solo negli ultimi tempi, solo questa parte mi è costata 30.000 euro, ma altri 30.000 euro, credo anche di più, euro spesi nel tempo, insomma. Okay. Se adesso dovesse dirmi più, in più anche le strutture poi accanto al museo che sono perché per poter finanziare poi il tutto, cioè io ho anche venduto per esempio la mia casa, avevo ereditato un'altra casa col terreno, quindi ho dovuto, per poter poi sistemare il museo, ho venduto questa casa, ma poi sono andata ad abitare in questa casa museo, perché poi da qualche parte dovevo abitare, quindi praticamente diciamo che negli ultimi tempi il tutto mi è costato 200.000 euro. Però... Più tutto quello che il museo che oggi speso. È visitabile dall'esterno, cioè se uno pensa... Sì, deve essere potenziato sicuramente, perché io ho preparato il terreno, già abbiamo utilizzato, dico abbiamo perché poi il museo diciamo è mio, ma c'è è stato dato in comodato d'uso gratuito all'associazione, perché ho fondato questa associazione di promozione sociale. Certo. Quindi diciamo che il tutto non è costato meno di 230-240 mila euro. Chiaramente nel tempo, io ho i capelli bianchi, ma da un po', insomma, è chiaro che io sono stata anche mi sono ritrovata in una situazione, diciamo, particolarmente vantaggiosa per me, perché avevo uno stipendio. Sì. E quindi per me questa è stata, come dire... l'area in cui mi dava spazio, in cui potevo dare spazio alla mia creatività anche al di fuori della scuola, cioè quando la scuola non mi ha permesso di fare progetti e di dare anche sfogo alla mia creatività nel campo della didattica, che è stato un mio bisogno personale che mi ha accompagnata, diciamo, da sempre, fin dai primi anni di insegnamento. Quando la scuola non, anche perché purtroppo anche voglio dire nella scuola ci sono dei dirigenti che non sempre hanno apertura mentale, no?
negli ultimi tempi purtroppo succede frequentemente. Allora, diciamo, mi sono creato quest'altro spazio, mi ha dato la possibilità di fare quello che la scuola non mi permetteva di fare, per esempio, negli ultimi tempi, per cui c'è stata, come dire, una gratificazione personale, un ritorno, no? Personale. Però io mi rendo conto che insieme con me, diciamo, ci sono stati nel tempo altre persone che hanno creduto insieme con me in questo progetto, mi hanno aiutata e continuano ancora a lavorare con me. Però, diciamo, ecco, il fatto, per esempio, che questa struttura si sia basata principalmente sul volontariato ha fatto sì che perdessimo, per esempio, per strada delle persone che erano così brave, molto brave. Io qui ne vedo tante, insomma, penso per esempio a quelle persone che io avevo formato come operatori didattici e poi invece si sono persi, perché sono andati, hanno vinto i concorsi nella scuola sicuramente, sì, però non hanno più fatto quel tipo di lavoro per cui si erano preparati, erano laureati in beni culturali che hanno, certo, poi, che adesso fanno per esempio gli insegnanti di scuola media, per carità, anche quella è una cosa. Allora, per esempio, se la signora dovesse presentare il suo progetto ad un'azienda o ad una fondazione, al di là di raccontare quello che è per lei il museo, dovrebbe cominciare a far capire che impatto il museo avrà sul territorio, cioè a far capire quali saranno le finalità alte, a che pubblici sarà aperto, capite? Cioè, un finanziatore esterno, per sentirsi coinvolto in un progetto che fino adesso è stato suo, dovrebbe avere anche questo pezzo per poter valutare, e quindi magari il suo obiettivo di raccolta fondi nel futuro potrebbe riguardare avere del personale, mi sembra di capire, per tenerlo aperto e quindi renderlo accessibile ad un pubblico vasto, e quindi da lì cominciare, certo, a costruire una strategia di coinvolgimento. Quindi vedete che già all'interno dell'obiettivo di fundraising voi cominciate a mettere in evidenza: mi servono 75.000 euro per fare cosa? Principalmente anche cose concrete, immagino voi. Per renderlo finito. Ok. Mentre la signora ha già degli obiettivi di raccolta fondi che riguardano già una seconda fase, che quindi vuol dire copertura delle risorse umane. Quindi se io fossi il vostro fundraiser, con voi cercherei in alcuni filoni, perché sarà più, forse sì, più aziende, più fondazioni, perché anche più concreto. Sulla signora dovrei andare a intercettare finanziamenti che hanno a che fare con dare lavoro ai giovani, progetti culturali che realizzano occupazione sociale, magari di giovani, insomma, sono filoni diversi. Per quello che mi serve, è molto importante che l'organizzazione sappia, scusate su questo termine brutto, spacchettare, no? Cioè, della propria attività. Riuscite a fare dei pacchettini? Avete il progetto A, B e C, e per ogni progetto sapermi dire quanto costa, chi mette cosa e quanto resta da coprire col fundraising? Per quello, Corrado, mi serviva la lavagna a fogli mobili, perché qui disegnerei, no? Cioè, metterei sicuramente, però poi mi ho preparato un'esercitazione, qui la tiro un attimo fuori. Poi facciamo una pausa a caffè, ma sì, datemi. Sì, sì, sì. Per farvi capire come ragionare, perché ultimamente vedo che è più utile farvi vedere il processo finito. Dov'è Puglia? Eccola qua. E questo discorso ci servirà anche poi per scendere nell'operatività e provare a fare un'esercitazione con i vostri casi concreti, che forse è la cosa poi più utile e più operativa. Allora, di base, che cosa fare prima del fundraising? Abbiamo detto sicuramente qualche cambiamento a livello di organizzazione, che vuol dire sia forma giuridica che organizzazione delle risorse umane, cercando di dare all'interno dell'organizzazione a qualcuno il compito di tenere le fila. In questo caso mi sento di dirvi: consulente fundraising va bene nella fase di startup,
però dopo dovete cercare di mettere qualcuno dentro l'organizzazione, perché nessuno come chi sta dentro la vostra organizzazione sarà mai efficace. L'ideale è appunto quello di trovare un consulente, molti dei miei colleghi lavorano così, che nel periodo in cui vi affianca formi una risorsa interna, che magari voi avete già e che per caratteristiche proprie di carattere o di indole o di capacità acquisite nel corso della sua vita professionale abbia voglia di prendersi questo ruolo. Altrimenti una risorsa nuova da formare solo sul fundraising e che un po' alla volta cresce con voi, tenendo conto che comunque gli obiettivi arrivano a medio-lungo termine e che è sempre meglio che la funzione del fundraising sia strategica e quindi inserita all'interno dell'organizzazione. Cominciano a esserci bandi per finanziare la figura o le figure impegnate su comunicazione e fundraising, quindi probabilmente sarà un settore su cui si potrà giocare. Questo è quello che hanno fatto per esempio quelle realtà come il Regno Unito, che vi dicevo essere a metà strada tra noi e gli Stati Uniti. Perché a metà strada? Perché se ci pensate, con il governo Thatcher, quindi anni 80, loro hanno attraversato una fase di tagli e di cambiamento del sistema di welfare come sta avvenendo negli ultimi 10 anni da noi. Quindi cosa è successo in Inghilterra col governo Thatcher? Nel momento in cui il governo è stato costretto a diminuire drasticamente le risorse destinate ad arti e cultura, ha fatto, come dire, come contropartita, ha messo in piedi innanzitutto un sistema fiscale fortemente premiante, che quindi in qualche modo incentivava il donatore privato, cittadino o azienda a sostenere progetti in ambito culturale. Ma non solo, perché la leva fiscale è importante ma non basta, come lo dimostrano anche alcune ricerche sul campo che hanno chiesto ai donatori quanto pesa il fatto di avere o meno un incentivo fiscale, convince ma non è il motivo determinante. Loro hanno messo in piedi un sistema per cui da un lato è stata creata un'agenzia mista pubblico-privata che si chiama Arts and Business, che mette in contatto il mondo delle aziende col mondo delle organizzazioni culturali. Andatevi a vedere questo sito perché ci sono un sacco di esempi, di modelli, di materiali che si possono scaricare. Poi cos'altro hanno fatto? Nel momento in cui lo Stato ha riconosciuto che stava togliendo effettivamente una serie di risorse al settore culturale, ha come contropartita offerto formazione agli operatori, cioè li ha formati sul fundraising. Quindi ti tolgo i fondi, ma ti insegno come trovare fondi su altri mercati. E quindi effettivamente si è creata una generazione di persone che oggi lavorano stabilmente all'interno delle organizzazioni culturali e il fundraising è una funzione strategica. Cioè l'ufficio fundraising o l'ufficio cosiddetto development, perché di nuovo il fundraising fa crescere, no? Sono strutturali. Se guardiamo un qualsiasi sito di organizzazione culturale inglese, c'è sempre in modo chiaro definita un'area dedicata alla raccolta fondi, che vuol dire che il fundraising è una delle funzioni strategiche dell'organizzazione. Perché? Perché se chi ha fatto un po' di esami di economia della cultura all'università legge di Baumol, difficilmente un servizio culturale sta in piedi solo con le proprie attività, no? Così come un museo non sta in piedi solo con i musei, con i biglietti d'ingresso al museo, un teatro non sta in piedi solo con i biglietti del concerto o dello spettacolo, quindi c'è sempre una fetta che rimane scoperta. Per quanto io possa migliorare la mia attività di produzione di servizi, c'è sempre una fettina della torta che io devo pensare va coperta con un contributo, o pubblico privato, meglio ancora. Quindi su quello più io investo, più a medio-lungo termine mi arrivano dei risultati che poi diventano costanti. Torno un attimo indietro. Quando parlo di fundraising, io posso parlare di fundraising in modo, posso pensare a logiche di fundraising diverse. Si parla di annual fundraising, quando si mettono una dietro l'altra tutta una serie di strumenti e di attività
che vanno a coprire cosa? I costi annuali dell'organizzazione. Parlo invece di fundraising di progetto, se io ho un progetto straordinario, che non deve essere necessariamente costruisco la nuova ala del museo, ma può essere anche faccio partire un nuovo corso di didattica per i bambini tra i 6 e i 10 anni. Può essere lancio un'accademia teatrale rivolta agli adolescenti. E questo è un fundraising diverso, si rivolge a mercati diversi con strumenti diversi. Oppure posso parlare di capital fundraising, cioè fundraising, raccolta fondi capitali, quando ho degli investimenti molto ingenti da fare. Sono metodologie diverse che possono contestualmente esistere all'interno della vita dell'organizzazione. Vi faccio un esempio, io seguo anche dei clienti in ambito sociosanitario, e in questo momento sto seguendo una fondazione che sostiene un reparto di pediatria di un ospedale pubblico, e loro hanno in piedi un'attività di annual fundraising, cioè raccolta di donazioni che serve in modo costante all'organizzazione per finanziare tutta una serie di progetti che hanno durata pluriennale. Hanno dei fundraiser, delle campagne di fundraising a progetto, che vuol dire finanzio, non lo so, il progetto di accoglienza rivolto ai genitori dei bambini ricoverati, piuttosto che i manichini per permettere ai medici di imparare a fare le procedure sui neonati. Questi possono essere degli esempi. Ma hanno anche una capital fundraising campaign, cioè una campagna di raccolta fondi capitali perché devono ristrutturare una parte della pediatria e realizzare una stanza per le terapie da realizzare in sede analgesia. Quindi lì c'è un altro filone di contatti che si apre e ovviamente parliamo di obiettivi di raccolta fondi più alti, quindi se un progetto medio di questa organizzazione può essere tra i 10 e i 30 mila euro, la capital campaign è di 600 mila euro. Quindi richiede uno sforzo ulteriore concentrato nel tempo, quindi ho un anno per raccogliere 600.000 euro, però ho anche delle carte diverse da giocarmi. Prima con Giovanna dicevamo, ma ci sono dei bandi che coprono queste voci ma non coprono quelle. In realtà il vostro lavoro è proprio questo, cioè di fare un puzzle, come vi dicevo prima, no? Spacchettare i vostri progetti, perché se riuscite, più li riuscite a spacchettare e più sarà facile capire a chi proporre di sostenere quella tranche. Vi faccio vedere più ancora più concretamente. Questa è una cosa che si usa molto nel fundraising, si chiama il grappolo. Ok? Ragionare in questo modo vi aiuta tantissimo, sia nel preparare i budget che vi servono, cioè nel costruire quanto mi serve raccogliere quest'anno, sia proprio nel capire a chi vado a proporre, visto che abbiamo detto che devo ridurre la dipendenza da un unico finanziatore, a chi vado a proporre di sostenere il mio progetto e all'interno del mio progetto che cosa gli chiedo di sostenere. Okay? Faccio sempre un esempio estremizzato che però aiuta. Allora, sono un'associazione che si occupa di, non so, di anziani, ok? Il mio progetto per quest'anno è acquistare un pulmino che mi aiuti, sono l'Hauser, la classica Hauser, no? Voglio acquistare un pulmino che mi aiuti a portare gli anziani dalle loro case o ai servizi medici di cui hanno bisogno o al centro dove si trovano. Il pulmino sarà composto, scusate sono pessima nel disegno, però fate finta di niente. Il pulmino è composto da diverse cose. Basta, direi che questa è la mia massima capacità espressiva. La mia idea è, voglio arrivare con voi ad avere talmente padronanza del mio progetto da capire a chi propongo di sostenere le ruote. A chi propongo di sostenere l'unotto, a chi propongo di sostenere la portiera A, a chi i fari, chi mi paga l'assicurazione e chi il bollo. Ok? Cioè, estremizzando, io devo riuscire ad avere così consapevolezza di quello che è il mio progetto che riesco a scomporlo in tanti pezzettini diversi. Facciamo un esempio con un vostro progetto, perché sennò rimane un po'...
uso, come, ditemi voi, se siete pronti a raccontarlo, io cambio anche volentieri, però voi siete secondo me molto concreti. Allora, il progetto si chiama, riditemelo, Archeoluoghi. Se dovessi usare il grappolo, io vado a vedere qual è la mission della vostra organizzazione, che è, se doveste dirmela in breve. Archeologia didattica e archeologia sperimentale. Ok. L'obiettivo strategico per cui è nata la vostra organizzazione è far conoscere la preistoria. Ok. Le scienze, quindi il territorio, il paesaggio. Va bene. Mettiamo che Archeoluoghi sia uno dei progetti, giusto? Qui magari ci sarà l'altro che stavate raccontandomi prima. Qui ce ne sarà un altro, qui ce ne sarà un altro. Quindi io posso farlo poi per ognuno dei miei progetti. Ah, quindi l'obiettivo, quindi archeologia allora è un obiettivo. Sì. No, perché la Terra ha diversi obiettivi. Allora, proviamo a rifare esattamente il grappolo. In alto c'è? L'associazione Terre. Terre. In latino Terrae. Ok. Perfetto, quindi archeoluoghi dove lo vado a mettere? Tra gli obiettivi strategici? Sì, ok. È uno sviluppo, quindi un'altra porzione di attività che noi ci interessa, quella che è l'archeologia sperimentale. Ok, va bene. L'obiettivo operativo a questo punto di archeoluoghi, ce n'è più di uno? Sì, quello di realizzare un parco preistorico. Perfetto, era qui che volevo arrivare. Sì. E? E quindi puoi fare didattica del paesaggio. Locale e pugliese poi, perché mettere in rete anche le altre realtà pugliesi. Ok, questo che mi hai detto adesso si potrebbe dividere così. Ok? Sì. Va bene, concentriamoci un attimo su questo, parco preistorico. Che cosa vi serve per realizzare il parco preistorico? Ditemi delle macro voci, ovviamente. Tre capanne preistoriche. Quindi materiali e materiali. Serve sapere i beni, cosa ci serve. No, mi va bene anche così, cioè categoria generale, ma anche le tre capanne sarebbe perfetto. Capanne preistoriche. 40 metri quadrati. Questo è perfetto per fare un progetto di... Quanto costa una capanna preistorica? 15.000 euro. Cosa mi sta venendo in mente a me, secondo voi? 15.000 euro è una fascia di donazione, diciamo, medio-alta, che io posso andare a proporre a chi, secondo voi? Ad un cittadino? Fondazione. O a una fondazione o ad un'azienda? Dopo arriviamo anche a questo. Allora, mettiamo le tre capanne preistoriche. Una capanna. Una costa 15. 15. Per tre. Per tre. Perfetto. Poi? Scusi, probabilmente un'azienda sarebbe meglio, no? Perché si darebbe modo anche all'azienda di pubblicizzare il proprio lavoro. Se avresti delle, come le chiamano gli inglesi, delle naming opportunities da offrirgli, cioè la targa, la scrivo qua. Noi questo l'abbiamo già inserito nel nostro progetto quando l'abbiamo presentato in regione, sì, che ognuno poteva adottare eventualmente queste capanne. Esatto, adotta una capanna, ok. Se io faccio un ulteriore ragionamento, se io batto tutto il territorio della Murgia e non trovo delle aziende, magari ne trovo, diciamo che due capanne sono finanziate, un'azienda ne adotta una, un'azienda ne prende un'altra. La terza proprio non viene fuori perché dalla mia rete di contatti sul territorio, il periodo, non la trovo. Che cosa faccio? Spacchetto. Allora, la capanna è composta come il pulmino, no? Il tetto, le mura, la porta, e quindi faccio delle sottocategorie e vedo quanto sotto riesco ad arrivare per capire a chi altro proporre se non un medio grande donatore.
se io riuscissi per esempio a capire che quindi dividendo 15.000 euro per esempio per 10 vengono donazioni da 1.500 euro, se io lo divido per 100 sono 150 euro, sono ancora tanti per un privato cittadino, se io lo divido per 1.000 sono 15 euro, 15 euro è una cifra buona da chiedere a un cittadino, se magari ha una relazione col mio progetto, è già stato un genitore magari di un bambino che è già venuto, però come ne trovo 1.000? Mi serve uno strumento che arrivi a tante persone e allora devo fare per esempio un crowd. Questa, una delle capanne, io la metterei a finanziare con un crowdfunding, ma dopo vi faccio vedere come tutto questo ragionamento astratto si mette in ordine in quella che noi definiamo la tabella dei range. Andiamo avanti, tre capanne, poi un'area di scavo, cambiamo colore. Questa quanto costa? Credo 4.500 euro. Tutto, sì. Ok. Materiali e manodopera? Sì, sì, compresi, sì. Tutto quanto... Ok. Due fornaci. Fornaci? Per cuocere le basi. Spiegaci in che senso? Per cuocere i vasi di argilla. Perché farete attività didattica? Sì, okay. Questa è attività proprio puramente didattica per adulti, per scolaresche. Ma quindi i forni andranno sempre praticamente? Sì, ma sono molto sostenibili, cioè significa soltanto legna, perché sì. Sono alcuni impossati, alcune quindi tipo camini. Ok, quanto costano i forni, le fornaci? No, sono 1.000 euro. 1.000 euro all'uno? No, complessivamente. Quindi 500 euro a te, sì, all'uno. Consideriamo sempre il discorso, su alcune voci sono, c'è la manodopera che incide. Sì, però io la manodopera la metto dentro. Sì, c'è dentro. Ok, perché dopo il donatore lo comunico anche, perché è importante, però la manodopera, come i costi dell'organizzazione, dobbiamo imparare a metterli dentro nei progetti, perché altrimenti rimane sempre, ma chi è che mi paga il telefono, la luce, l'affitto e l'operatore, gli spostamenti? Io devo imparare a fare i progetti mettendo dentro le voci. Ok, poi? Un tiro, una zona con attrezzata con tiro d'arco preistorico, quindi... Questa? Sui 2.500 euro. Con la simulazione di percorsi con animali, qualcosa di particolare. Animali significa sagome, non vero. Sì, immagino. Non diamo niente per scontato. Anche se passano i cinghiali, possiamo ogni tanto... Sì. Possiamo farli rivivere. E quindi... Ok. Questo? Sì. E poi l'allestimento di un'area museale didattica. Sì. Dove proprio attrezzarla con... archeologia sperimentale pura, quindi questo sui 5.000 euro. Ok. Poi ci sono anche altre voci, sì. Dove anche l'allestimento anche proprio museale con arredi vari, sì. Che hanno dei costi che... Allora facciamo questo calcolo, sono 15, sì. Per 3 sono già 45.000 euro, sì. Sono 50, sono 66.000. Chi tiene i conti? Ci aiutate? Allora 15 per 3 abbiamo detto 45, più 1.000 46, più 5.000 51, più 4 5 51, 56. 58. Ok, ok. L'allestimento costa circa 20.000 euro. Ok, quindi questa è la voce più grossa.
ad esempio ricostruire di tutti i periodi preistorici, che sono quattro, quindi delle aree dove i ragazzi si calano realmente in quell'ambientazione. Noi abbiamo una struttura, allora questa verrà realizzata presso una struttura del 1700, quindi abbiamo che è la masseria San Magno, sì, che si trova localizzata, questa è una location importante perché si trova a circa 400 metri all'incirca di un'area preistorica, quindi dove c'è una necropoli di circa 100 tombe preistoriche, importante a livello nazionale, all'interno del parco nazionale, quindi ha tanti valori aggiunti, dove c'è una strada di grande comunicazione, dove i pullman ci arrivano con grande facilità, vicino Castel del Monte, patrimonio dell'UNESCO, quindi ha tanti fattori importantissimi. Attrattivi. Se dovessimo prendere queste iniziative e metterle in qualsiasi altre parti, almeno del nostro territorio, sarebbe poco produttivo. Okay. E poi realizzare anche all'interno del percorso, ma questo varrà, ecco perché 100.000 euro in generale, vari periodi preistorici, cioè significa, queste sono le capanne neolitiche e dell'età del bronzo-ferro, ma anche una simulazione di una grotta preistorica, perché ci manca il discorso della grotta, certo, dell'utilizzo delle grotte, e proprio di un villaggio, ovvero con cui con gli animali, coltivare la terra. Quindi le persone, che gli utenti essenzialmente si caleranno per una giornata oppure con i campi scuola, sì, a realizzare proprio un salto nel passato. Bello. Per cui, proprio per fare questo, ci stiamo lavorando già da anni. Questa, sì, abbiamo utilizzato, sebbene un finanziamento esiguo, 25.000 euro, sì, per iniziare il nostro progetto. Ok, che avete allocato dove, 25.000 euro? Un po' su tutto? Allora, di queste tre capanne ne stiamo realizzando una, okay, cercando di andare in economia, perché noi abbiamo già trovato, sì, perché uno dei problemi seri che ci siamo imbattuti, che all'inizio non avevamo previsto, è la progettazione di tutto questo. Cioè significa, la prima cosa che ci hanno detto, volete fare queste capanne? Bene, dovete fare tutto il procedimento per costruire un palazzo di tipo un palazzo a norma di legge, sebbene le capanne sono di paglia, legno, argilla, escremento di pecora. Quindi non passano nella normativa nazionale come pagliai. Questo è assurdo. Sì. E siccome poi i ragazzi entreranno all'interno e troveranno tutto quanto allestito, diventa l'agibilità, diventa un dato importante. Quindi stiamo trovando delle situazioni per farle diventare musei all'aperto. C'è proprio c'è un problema serio. Per fare queste capanne ci vuole una ditta specializzata. Non esistono ditte specializzate. Ah, no. Quindi abbiamo trovato la soluzione di farle diventare direttamente... dove c'è sempre una ditta che rilascia le autorizzazioni, ma facciamo i percorsi di didattica museale, cioè significa che la ditta assume noi come operatori, sì, a norma di legge, non ci retribuisce perché noi facciamo i campi di volontariato, quindi noi realizziamo le strutture. Che giro! È un giro per poter ovviare a una serie di problematiche. Okay. Questo ci comporta ad avere, anziché su tutta la progettazione, quindi via, quindi architetti, ingegneri, geometri, un loro budget di circa 15.000 euro, siamo arrivati a 4.000-5.000 euro solo per le domande. Okay. Perché qui cosa abbiamo messo su? Ci siamo fidati all'inizio di qualche conoscente, ma dopodiché, tramite tutta quella rete anche di amici e quant'altro, che da anni quindi collaboriamo, gli studi proprio di che si occupano, ingegneri, architetti, si sono messi a disposizione chiedendo veramente un gettone di presenza, okay, simbolico, anziché 100, quindi quasi quindi pro bono, sono diventati i nostri, tra virgolette, i nostri donatori, sì, sì, e dell'iniziativa. Infatti faremo poi una serie di pubblicazioni scientifiche dove li faremo insieme, dove lavoreremo insieme, perché questo diventa, credo, un caso, almeno forse in Puglia, unico, probabilmente, diciamo unico, noi pensiamo di sì, quindi di esportarlo, perché poi ogni regione ha una normativa particolare, in Puglia non c'è nulla, e quindi stiamo aspettando. Uno dei problemi seri è che la struttura che ci ospita, se non ha dei requisiti, non può andare avanti. Quindi abbiamo dovuto far diventare la struttura San Magno anche un'azienda agrituristica. Però per far questo ci sono dei tempi burocratici, che a giorni dovremmo avere il responso positivo che ci è stato detto,
quindi la lungaggine. Okay. Ma che tempi vi siete dati per realizzare tutto? No, assolutamente sono scaduti il progetto. Noi quindi facciamo tutta l'area di scavo, le fornaci, il discorso museale, lo stiamo già portando avanti, perché lo scoglio maggiore sono le capanne. Le capanne. Logicamente noi una parte del finanziamento lo stiamo attingendo dall'associazione Terre, che ha fatto già, facciamo attività di educazione ambientale, ha degli utili, quindi sta reinvestendo. State investendo, assolutamente, sì. Va bene, quindi quando siete arrivati a questo livello di spacchettamento delle varie voci del progetto, potete provare a cominciare a capire se ci sono dei filoni, appunto, che sono in qualche modo ancora coperti da finanziamento pubblico, oppure cominciare a esplorare nel mondo delle fondazioni di erogazione, se ci sono, che ne so, per esempio bandi aperti. L'anno scorso, per esempio, una fondazione d'impresa, che è un'altra delle tipologie che adesso vediamo. E aveva aperto un bando, la Fondazione Telecom aveva aperto un bando per i beni invisibili, che ha finanziato moltissime, diciamo, recuperi, restauri, ristrutturazioni. Quindi l'avete vinto? Sì. Ah, ok, bravi. Quanto avete vinto? 360.000 euro. Bravi. Sì, ma la parte archeologica era 35.000 euro. Dicevo prima, c'è sempre Ok, un ritaglio minimo, però dai, anche essere all'interno di bandi più ampi con una voce dei costi coperta, quando io ho ben chiaro, no, dove poi la vado, cosa vado a coprire con cosa, diventa effettivamente strategico. Vedete che allora ancora di più ha senso l'idea di mischiare i vari mercati, no? Quindi da un lato avere chiaro i miei obiettivi di raccolta fondi per coprire che tipo di voci, perché un conto è coprire appunto il compenso delle risorse professionali, un conto è dire al donatore devo costruire tre capanne, no? Che è quindi una cosa bella, concreta, pratica, in cui posso anche chiedere il contributo di un cittadino. Capite che non è la stessa cosa se io vado dal cittadino e gli sai devo raccogliere 4.500 euro per pratiche burocratiche. Non ha nessun appeal, no? Mentre se io dico ci serve raggiungere questa cifra per arrivare a costruire un'intera capanna, magari è un progetto con una buona comunicazione su cui posso trovare delle persone che si lasciano coinvolgere. Va bene, andiamo avanti. Ecco, questo è un po' quello che vi dicevo sui tempi lunghi del fundraising. C'è una fase di startup, una volta che io comincio a strutturarlo, che può durare dai 2 ai 3 anni, dove io metto appunto gli strumenti di base e comincio a impostare tutto il mio lavoro ragionando in questo modo. Poi c'è una fase di consolidamento in cui si iniziano a mettere in campo strategie più innovative e poi ancora più in là nel tempo, fase di maturità in cui il processo è entrato a regime. Sì. Queste operazioni devono essere fatte per ogni progetto distinto, oppure allora, si può fare un discorso? Torno un attimo a quella esercitazione che vi volevo mostrare prima, se riesco. Ovviamente qualora un'organizzazione abbia più fronti aperti, differenziare anche la preparazione di tutto il percorso per raggiungere i finanziamenti deve essere fatta in maniera differenziata per ogni attività, per ogni progetto, oppure se parte come un ciclo unico, una modalità unica di reperimento di fondi, oppure se si deve appunto differenziare in base alle attività preparative. Allora, io ti direi che il fundraiser è un po' colui che dovrebbe avere nella valigetta, se dovessimo fare un confronto col profit, no? Dovrebbe, quando va a un incontro con un sostenitore, sia esso cittadino, azienda o fondazione, avere nella sua valigetta più prodotti. Uso questa metafora, no? Quindi, perché non è detto che io nel mio interlocutore trovi una risposta, cioè può darsi che io vado da un donatore con l'idea di chiedergli finanziami la capanna e lui della capanna non gli interessa niente, perché gli interessa di più il lavoro, che ne so, con le scuole dell'Alta Murgia, ok? Nelle scuole. Allora, se io sono se l'organizzazione mi ha dato tutta la mappa dei bisogni,
ok? Quindi il progetto strategico A, B e C, con le sottocategorie, io ho ovviamente un quadro di proposte molto più ampio da potermi giocare, per cui se durante l'incontro mi rendo conto che a lui della capanna non gliene può fregare di meno, posso presentare una proposta B, ok? Nella stessa situazione, se io ho una persona che si occupa di fare il monitoraggio bandi, Europa, fondazioni d'impresa, fondazioni bancarie, come dire, io gli devo dare delle voci su cui deve stare in allerta. Allora, se io l'ho mappata, io sapete adesso veramente metto dei grandi fogli dentro alle organizzazioni, gli faccio fare quello che si chiama il visual thinking, cioè scrivetemi i progetti, per ogni progetto l'obiettivo di raccolta fondi e come pensate di coprire le varie voci. Questo lavoro di spacchettare serve tantissimo, perché poi ti si aprono delle connessioni mentali, capisci? Cioè, magari per fare la fornace mi viene fuori che dalla mia mappa delle relazioni, che è un'altra cosa che potete cominciare a proporre all'interno delle vostre organizzazioni, cioè chiedere a tutti quelli che sono i vostri si è bloccato tutto ora. Quali sono le proprie... Eccola qua, intanto è venuta fuori l'esercitazione, ve la faccio un attimo vedere. Quali sono le proprie connessioni, conoscenze, non in senso mafioso, ma se io nella mia rete relazionale ho uno che produce fatalità fornaci, non posso non venirtelo a dire se so che tu stai anche lavorando alla costruzione delle fornaci, capito? Mi verrà sicuramente spontaneo venirti a proporre il contatto. Però se io non ho questa chiarezza nel stendere i miei obiettivi e farli sapere a tutti quelli che sono dentro all'organizzazione con me, limito un sacco la possibilità di accendere delle connessioni e trovare risorse che non sono solo economiche, ma anche materiali, umane. Quindi ovviamente una visione preventiva di tutti i progetti e delle attività poi porta ad una visione preventiva anche di quelli che possono essere possibili... Bravissimo, bravissimo. Cioè, io dopo ve la faccio vedere perché questa è veramente molto tecnica, però una volta che io ho fatto tutto questo lavoro in modo trasversale e magari anche pluriennale, cioè almeno 3 anni, della mia organizzazione, avrò dei sottobiettivi di raccolta fondi o comunque avrò delle cifre, per cui su questo, allora, se io so che devo trovare 3 donatori da 15.000 euro, c'è uno strumento nel nostro lavoro che si chiama tabella dei range, che mi dice con una formula matematica quanti incontri dovrò programmare di fare per riuscire ad ottenere 3 sì. Ok, quindi ci sono tutte delle proporzioni, per cui io so che la persona che si occupa di fundraising dovrà fare da qui a dicembre 100 incontri, cioè tutti i giorni dovrà fare 3-4 incontri tra persone fisiche, aziende, sulle fondazioni. Cioè, per quello che vi dico che è un lavoro costante che non può essere residuale, perché le porte in faccia sono più che sì. Quindi per avere 3 sì da 15.000 euro devo fare molti più incontri e devo avere, come dire, pianificato questo lavoro nel tempo. Non posso avere ovviamente tempi brevi perché non è detto che il donatore arrivi subito. Quindi sicuramente sì, assolutamente fare il piano di tutte le esigenze, pluriennale ancora meglio o comunque con un'indicazione di tempo entro cui vanno trovati questi soldi. Ti ho risposto, Corrado? Sì. Quindi andiamo avanti, perché non vuole aprirmi assolutamente l'esercitazione. Ecco, questa cosa qua che si chiama mappa delle relazioni, adesso vi mostro un caso di un cliente, è molto utile. Cioè, voi cominciate a ragionare partendo dalla vostra mission, cioè quanto l'organizzazione è attiva sul territorio, e scrivere proprio con un grafico a cerchi concentrici quelli che sono i vostri cosiddetti stakeholder, no? Cioè, se questa è il nucleo della mia organizzazione, chi sono i soggetti pubblici, privati, no profit, che sono più o meno vicini alla mia mission, cioè che sono contatti più o meno caldi, si dice. Facciamo un esempio con una delle vostre organizzazioni? Scuole,
sicuramente le scuole saranno molto vicine. Parco nazionale. Lo metto nel primo cerchio. Comune. Comuni del parco. Comuni del parco nazionale sono 13, quindi hanno... Ok. Sì. Provincia e regione. Un po' più in là? Sì. Poi anche chi si occupa di turismo e chi si occupa di questi... Anche parchi, sempre. Sì. Anche di altre associazioni che si occupano di queste tematiche. Sì. L'università. Diciamo che questi sono i principali, eh? Sì. Agenzie viaggio, perché ormai il turista sì. Vuole vivere delle esperienze un po' particolari della solita. Ok. Ok. Diciamo che queste sono quelle più le macro voci più vicine. Ok. Che noi... E sulle aziende invece, per esempio, quelle che avete citato come fornitori, quelle che fanno la segnaletica, sì. Quelle che fanno le cose tecniche che vi servono, quelle che dove ci le servono, metteresti? Dove li metterei? Ecco, li metterei sì, nel terzo cerchio perché sono perché alcune aziende ci danno proprio totalmente del materiale, altre quindi diventano proprio dei tipo partner, sì. Altri invece li acquistiamo a prezzi di costo. Ok. Quindi per noi diventa importante perché così ammortizziamo. Quindi sono aziende queste del settore? Del settore, di beni materiali che sono essenzialmente, almeno per quello che ci riguarda, sono nel campo edile. Edile? Quindi, sì. Che in questo momento non è che stiano proprio bene, quindi forse infatti. Si gli date da lavorare. E poi l'altro è qualcosa che riguarda sempre la comunicazione e il discorso dell'editoria, perché noi ci occupiamo anche... Perché poi tutto questo ruota, se non c'è un piano di comunicazione e di marketing importante non vai da nessuna parte. Sì. Quindi molte di queste aziende, c'è un'azienda grafica che per noi ci fa anche da sponsor, quindi... Cioè vi dà tutti i materiali? Ci dà del materiale, quindi paghiamo molto di meno di quello che dovrebbe costare, mettendogli essenzialmente sul nostro sito... il loro riferimento, quindi con i loro link e soprattutto nel materiale, nel catalogo che noi abbiamo, anche cartaceo, abbiamo una pagina dedicata a loro. Oh. Sì, sì, quindi. Ok. E invece l'Unione Europea dove la mettiamo? Questa no. Lontana? Lontanissima a noi, cioè proprio non riusciamo, no che non riusciamo, non c'è nessuno che si occupa di ricercare questi, i bandi che... riusciamo a captare, come sempre accade, sul passaparola. Mm. Qui non c'è tra di noi almeno... Si dedica solo esclusivamente a quello. Quindi il nostro neo... Diciamo. Ok. Poi vediamo che altro potreste avere. Fondazioni? No. Dalle nostre parti ce ne sono pochi, ma niente. C'è una che si occupa, che è la Fondazione Sud. Sì. Che abbiamo partecipato un paio di volte, ma non... Quindi fondazioni le mettiamo lontane ancora. Cassa di questo. Finanziare progetti culturali di medio calibro. Di medio. Siamo fino ai 100.000 euro. Ok. Allora, questo esercizio cosa mi serve? Per vedere... chi sono appunto le persone più o meno vicine alla mia causa e capire se uno sta così lontano, no? Come mai non riesco a farlo avvicinare qui? E come mai fino adesso non sono riuscito? Forse perché, come dice lei, non c'è nessuno che ha il tempo di occuparsi anche di quello. E magari questa è un'opportunità invece da cui mi potrebbero arrivare delle buone risposte. Quindi questa è un'altra cosa che io posso cominciare a mettere... Come la costruisco poi? Perché ovviamente c'è un nucleo ristretto che lavora all'interno delle vostre organizzazioni, ma magari c'è anche un numero più ampio di persone che sono abbastanza fidelizzate. Quindi io posso provare innanzitutto a chiedere a tutti quelli che collaborano, soci e volontari, di aiutarmi a fare questa mappatura.
facendo emergere proprio i propri contatti personali che avrebbero voglia di mettere a disposizione eventualmente. Mettere a disposizione un contatto non vuol dire necessariamente andare a chiedere in prima persona, ma può voler dire anche, ah, sai che io conosco l'imprenditore che ha quell'azienda che fa quella cosa più così particolare, se vuoi ti faccio da apriporta sostanzialmente, poi vai tu, oppure andiamo insieme ad un primo incontro e poi vai da solo. Quindi anche questa è un'altra cosa che potete fare, magari questa ve la lascio, io ho una schedina semplice fatta con Excel dove chiedo proprio alle persone di nel tempo libero mettersi a ragionare sui propri contatti che possono essere da settore pubblico, settore privato, fondazioni, giornalisti, insegnanti, categorie diverse, avvocati, commercialisti, professionisti di vari settori. Così si comincia in qualche modo a patrimonializzare la rete di relazioni che sta in capo all'organizzazione, che è sempre una cosa che non si fa, che viene lasciata nella testa delle persone, ma che in questo modo non dà frutti. Siccome il fundraising è l'arte delle relazioni, quanto io riesco più a scrivere nero su bianco le relazioni che sono in capo all'organizzazione, tanto sarà più facile che mi si accendano delle lampadine. Mariana, l'anno scorso proprio questo consiglio ci è stato dato da un utente occasionale di una manifestazione che abbiamo organizzato a Torre Guaceto, era una manifestazione di archeologia sperimentale gratuita e avevamo un piccolo modulo di feedback di gradimento della giornata. Sì. E avevamo previsto le classiche voci, chi sei, quanti anni hai, professione, da dove vieni, così ti piace, cosa non ti piace. E uno dei papà, dei ragazzini che erano venuti, ci avevano detto: perché non avete previsto anche la voce? Ti segnalo una persona che potrebbe essere interessata a quello che fai per questa attività, quest'altro. In effetti sì, secondo me era un buon consiglio, perché magari tu fai l'operaio oppure l'impiegato di banca, non sei vicino al mio settore, però io conosco il docente che si occupa di attività didattiche di questo tipo della scuola dove va mio figlio, gli segnalo la tua iniziativa, oppure lavoro in banca e ho un collega che lavora in banca, che non so, prossima, che so che finanzia. Certo. E quindi secondo me era un buon consiglio anche nelle giornate, nelle manifestazioni in cui è previsto un modulo di feedback, inserire i dati o comunque un suggerimento di chi potrebbe aiutarti a fare quello che fai. Assolutamente. Cioè l'idea, se volete, è io la spiego sempre così, cioè dobbiamo passare da una logica di vengo da te perché penso che tu sia un bancomat e quindi ti chiedo solamente di sostenere, di supportare, a ti coinvolgo. Se infatti guardiamo dei migliori siti di organizzazioni culturali in ambito anglosassone, addirittura come è composta la parte delle varie pagine internet, non c'è neanche più l'area support, ma c'è l'area get involved. Vi faccio vedere un esempio, vediamo se funziona con la connessione internet. Allora, salvare. Ok, provo a mostrarvi una cosa. Sì, è scritto tutto attaccato, dopo vi faccio vedere. Allora, questo non so se lo conoscete, è il Museum of London, ricostruzione di tutte le varie fasi storiche della città di Londra, dalla Londra preromana fino ai giorni nostri. Meraviglioso, ristrutturato 2 anni fa, quindi è veramente super tecnologico, super molto nuovo, ecco. Allora, guardate come è strutturato il sito. Allora, c'è una parte istituzionale, what's on, visit us, le collezioni e l'attività di ricerca, l'attività con le scuole e con l'educazione degli ordini più grandi, explore online, compra online. E vediamo se mi fa vedere questa, che è quella che ci interessa. Get involved. Ok? Andiamo a vedere che cosa c'è in questa voce.
i musei anglosassoni hanno una capacità di coinvolgimento, di apertura nei confronti del visitatore, che possono giocarsi, se volete, anche perché non fanno pagare un biglietto di entrata, no? Però alla fine l'esperienza è talmente coinvolgente che tu, tra servizi aggiuntivi e donazioni, spendi 3 volte tanto quello che avresti speso col biglietto di entrata. Effettivamente è così. Allora, loro cosa ti propongono? La prima voce, guardate, è volunteering al museo, cioè diventa volontario per il museo. La seconda è become a friend, diventa un amico, opportunità di lavoro e poi membership. Queste sono modalità per coinvolgere il privato cittadino, quindi non sto parlando di azienda. Quindi ti apro un mondo in cui sei coinvolto, in cui vieni a partecipare alle varie attività. Ti spiego che cosa posso fare, addirittura ho un video che mi racconta come posso essere volontario del museo. Lo vediamo un secondo. Sto chiedendo troppo, mi sa. No. Lo preparo per dopo, ve lo faccio vedere dopo. Vediamo la membership, altro strumento per coinvolgere il privato cittadino. In questo caso creo un programma di adesione annuale o pluriennale con quote diverse, dei benefit, cioè delle contropartite, dei controdoni che tu ricevi se diventi sostenitore abituale del museo a seconda della tua capacità di spesa. Quindi... Abbiamo fatto la tessera socio simpatizzante per poter dire con questa tessera usufruisci di 10 escursioni gratuite durante l'anno. Okay. E quanto avete chiesto? No, su 10 euro in un giro di un mese 60 soci. Ah, da quando l'abbiamo lanciata? Sì, sì. Quindi funziona? Assolutamente sì. E ovviamente questa cosa qua mi aiuta anche a costruire un altro aspetto fondamentale del fundraising, che è il famoso database, cioè un elenco di nomi che diventano i miei sostenitori, i miei contatti caldi, su cui posso ulteriormente fare quel lavoro di mappatura di relazioni se diventano poi... Quindi assolutamente ottimo questo sistema. Quindi vedete, qui vanno dai 40 pound fino ai 50, quindi tutto 60, ecco, quote abbastanza alte, perché lì c'è comunque un'abitudine a sostenere organizzazioni culturali. Questo devo dire che è un museo che fa tantissime cose. Vediamo un altro caso, anche se non è nel vostro ambito. Qui siamo in un teatro che lavora tantissimo con uno dei quartieri più problematici della città di Londra, lavora con le disabilità, lavora con l'inclusione sociale, con l'abbandono scolastico. Si chiama questa è un'altra cosa. Eccolo qua. Chicken Shed Theater. Chicken Shed vuol dire pollaio, quindi è un teatro che è stato costruito in un vecchio pollaio. Però questo non è quello che volevo. No, non mi serve, perché voglio mostrare il... Guardate solo come è costruito il loro sito. Allora, addirittura loro hanno una sezione What's On, che quindi è i programmi. Guardate, le altre sono membership, e quindi ha a che fare col fundraising. Education and Outreach, che vuol dire ti racconto l'impatto che il teatro ha sul territorio, e l'altra è Support Us. Poi sopra c'è anche Volunteering. Vedete quanto sono orientati al chiedere di venire dentro e dare una mano. Ogni attività che viene raccontata e proposta è ti spiego perché è importante che noi continuiamo a esistere, perché è importante il sostegno di tutti, perché la nostra attività possa continuare nel tempo. Vorrei mostrare un video adesso, vediamo se ce la faccio. Si sente? Aspettate, riparto da zero. Come comunico? Thank you.
Ecco, adesso va. Ah, giusto, se volete ve lo faccio sentire così. No, non è molto. Non si sente. Provo un altro, farvene sentire un altro, vediamo se funziona meglio. Che vi avevo preparato. Allora, una cosa del genere. Perché aiutano a raccontare la mission e i progetti, no? E quindi possono diventare effettivamente uno strumento per proporsi ai sostenitori, raccontando perché è importante sostenerli. Magari nella pausa dopo proviamo a risolvere il problema audio, va bene? Ok, allora torniamo al nostro file. Allora, questo è un grafico che mi piace sempre mostrare perché racconta come è diverso il lavoro del fundraiser, diciamo, improvvisato da quello, tra virgolette, preparato. Vedete che la linea blu, che è la linea che illustra il lavoro di un fundraiser improvvisato, ha tantissimo lavoro nella fase di implementazione, cioè l'effettiva ricerca del finanziamento, mentre ha poco lavoro nel prima e nel dopo. Queste due fasi, prima e dopo, che corrispondono il prima ad una fase di analisi dell'organizzazione, il lavoro sui progetti che abbiamo fatto, capire a chi possono interessare i miei progetti, se c'è un donatore là fuori disponibile e a sostenere la mia causa, tra virgolette, analisi del mercato, andamento della popolazione, tipologia degli utenti, tutta una serie di informazioni che mi servono, è fondamentale anche per impostare l'attività di fundraising, così come lo è l'attività del dopo, cioè una volta che appunto ho avuto un contatto o che qualcuno ha deciso effettivamente di sostenere i miei progetti, non posso dimenticare di, come vi dicevo prima, coccolarlo, quindi tutto il lavoro di ringraziamento, fidelizzazione e valutazione dei risultati è un lavoro che è parte fondamentale del lavoro del fundraiser e aiuta di anno in anno a migliorare i risultati. Se ce la fate ancora per una mezz'ora vi darei due dati sui vari mercati, perché come capite adesso se cominciamo a immaginare di stendere un insieme dei nostri progetti, dei nostri obiettivi di raccolta fondi e fare quasi un'attività di matching, no? Con chi potrebbe sostenere cosa,
devo sapere qualcosa sui miei potenziali sostenitori. Cioè, i cittadini sono propensi a sostenere questa tipologia dei progetti? Le imprese sono propense? Ho dei dati? Allora, la prima cosa che purtroppo vi devo dire è che i dati in Italia su questi temi sono scarsissimi. Mentre, per esempio, se io fossi un fundraiser in Inghilterra, avrei dati su queste cose aggiornati e precisi, raccolti proprio da questa agenzia mista pubblico-privata che si chiama Arts and Business. Sapere com'è la tendenza di donazione dei cittadini mi serve moltissimo per capire se sto proponendo loro una cosa lontana mille anni luce o se è effettivamente un tema che gli sta a cuore. Lo stesso le aziende, come la vedono l'investimento in cultura? È ancora come era 20 anni fa, solamente un discorso appunto visibilità, sponsorizzazione, o cercano altro? Questi dati sono la base del mio lavoro. Questo significa che in Italia questo compito è affidato al singolo fundraiser? Esatto. Cioè, quello che ho fatto in questi 10 anni è cercare di mettere insieme i dati, che faccio però faticosamente, cioè io controllo tutta una serie di fonti di informazione che sono aumentate nell'ultimo periodo, ma sono ancora scarse. Per dirvi, quei dati sul Ministero li trovate, sì, sul sito del Ministero. Ultimamente sono uscite anche delle pubblicazioni negli ultimi 2 anni che si chiama Mini Cifre della Cultura. Un tentativo di trasparenza da parte del Ministero che finalmente mette nero su bianco i costi del Ministero, su cosa vanno i maggiori finanziamenti, da cosa arrivano le voci, cosa che prima non c'era. L'ultimo rapporto sull'economia della cultura di Carla Bodo era del 2002. Pensate, è un altro mondo praticamente. Sulle aziende una fatica mostruosa a reperire dati, perché abbiamo dati sulle sponsorizzazioni che adesso vi faccio vedere, che però mettono insieme tutto: arte, attività culturali e attività di quelle che si dicono intrattenimento, no? Dove c'è di tutto, di più, anche lo sport, per cui ci sfalsano tutti i dati. Gli unici dati, diciamo, un po' precisi sono quelli sulle fondazioni bancarie, che adesso vi faccio vedere, perché ogni anno fanno questo rapporto delle fondazioni, che è scaricabile sul sito dell'ACRI, Associazione Casse di Risparmio Italiane, che però riguarda tutte le 88 fondazioni bancarie italiane. Un'altra fonte importante di finanziamento, che sono le fondazioni di impresa, che cominciano a essere un numero cospicuo in Italia. Fondazione Telecom, di cui parlavamo prima, è una di queste. Non ci sono dati nuovissimi, o comunque non ce ne sono specifici sul settore culturale, però qualcosa comincia a uscire. Sui privati cittadini ci arrivo subito. Allora, sui privati cittadini ci sono delle indagini annuali o semestrali che vengono fatte da tutta una serie di istituti di ricerca. Questa che vi sto mostrando è la Doxa, che fa una grande categoria, vedete, patrimonio artistico, in cui include un po' tutto, perché alla fine tutto sta nel grande calderone: musei, spettacoli, biblioteche. Tenete conto che quella è la voce. Quanto sono sensibili i cittadini italiani a donare per la cultura? Beh, molto poco, come vedete. Ma sì. Il problema qual è? Lo dicevamo questa mattina. Il problema è che non c'è una tradizione. Quindi ci troviamo in un settore nuovo e siamo noi i primi a dover sollecitare questa attenzione. Perché fino adesso i fondi c'erano, no? Fino a 10 anni fa i fondi c'erano, nessuno si è mai preoccupato di coinvolgere il cittadino nel sostegno al patrimonio, alle arti, alla cultura. Quindi è tutto nuovo, spetta a noi. Poi ci sono altri che si muovono da molto più tempo. La ricerca medica è sempre in testa. Perché? Perché prima di tutti gli altri ha avuto bisogno di molti più fondi per poter continuare a esistere, interessa a tutti, è un tema che bene o male ci tocca tutti più o meno nella vita. Se guardate anche gli elenchi del 5 per 1000, corrispondono, cioè le organizzazioni che prendono di più sono quelle che si occupano o di tumore, AIRC prima di tutti, o di tematiche legate a infanzia, diciamo, in generale, però soprattutto emergenze o comunque povertà. C'è una nuova categoria che sta venendo fuori negli ultimi anni, che è povertà in Italia,
che fino a qualche anno fa non esisteva e che adesso invece effettivamente raccoglie parecchio l'interesse del donatore medio italiano. Però il patrimonio è basso perché non sollecita, non chiede, quindi qui dentro non entrano i dati del 5 per 1000, perché se ci pensate il 5 per 1000 per la cultura è una porcheria senza fine, è un altro di quei nel senso che è un altro di quei meccanismi per cui il Ministero crea lo strumento ma poi i fondi tornano al Ministero. Quindi quando è stato tanto chiesto questo 5 per 1000 per la cultura, adesso c'è il 5 per 1000 per la cultura, ma torna al Ministero. Quindi, sì, però sempre con le stesse logiche. Sì, appunto, si è ben aperto, voglio dire. Ecco. Entra nel calderone e si perde. Esatto, mentre magari, siccome il 5 per 1000 è molto basato sulla relazione che il cittadino ha con l'organizzazione no profit, avrebbe molto più senso che tu, organizzazione Terre, potessi chiederlo, che tu potessi chiederlo, che tu potessi chiederlo alla tua cerchia, no, di sostenitori. Tra l'altro quello che sapete è un meccanismo che al donatore non costa nulla, è solamente una firma, un codice fiscale da inserire nella tua dichiarazione dei redditi. Anche su questo comunque io spero che ci siano dei grandi cambiamenti a breve, perché il 5 per 1000, cioè rendere stabile il 5 per 1000 e non come è adesso dal 2006 quando è stato inventato, ogni anno viene in qualche modo riconfermata questa possibilità con tetti sempre più bassi. In teoria, da quanto sta proponendo il nuovo governo, il 5 per 1000 dovrebbe diventare una misura stabile, quindi non da riconfermare da parte di ogni governo di anno in anno, e soprattutto dovrebbe essere eliminato il famoso tetto dei 400 milioni di euro, che tiene bassissima questa leva fiscale che il legislatore ha voluto offrire, ma poi tiene continuamente bassa. Invece c'è ancora un potenziale di crescita mostruoso, perché sono ancora tantissime le persone che non destinano a niente il 5 per 1000. L'altra cosa che vogliono introdurre, leggevo ieri, è che finalmente si possa sapere chi è che ci dona il 5 per 1000, perché quello è un donatore che io ho il diritto di poter A, informare su che cosa ho fatto con i soldi che mi ha dato, e B, coltivarmelo, perché se mi ha dato 5 per 1000 magari c'è un interesse, c'è un legame, e quindi da quel 5 per 1000 potrebbe esserci poi una donazione piccola, poi una donazione media e poi una donazione grande, se ha le possibilità, che è la teoria che sta alla base del fundraising, cioè il donatore può crescere, no? Sempre di più se io lo sollecito in modo adeguato. Quindi i dati sui cittadini sono tristi, nel senso che è il paradosso, no? L'Italia, patrimonio mondiale, bla bla bla, e di fatto c'è una assai tiepida disponibilità da parte del donatore medio a sostenere cause nel settore culturale. Noi dobbiamo riuscire a far cambiare questa cosa, o quantomeno chiederci, se non è la prima causa a cui il donatore dona, può diventare almeno la seconda? Se guardiamo un po' le analisi del comportamento donativo, si vede che il donatore oggi è un donatore molto più attento, che va a controllare molto di più l'organizzazione a cui dona, che vuole essere informato, ma che è anche, se volete, meno fedele di come era una volta. Quindi non c'è un'unica causa a cui mi sposo per tutta la vita, ma sostengo magari con importi minori più organizzazioni in vari settori. Quindi ci sta che magari, se anche io faccio un'indagine tra voi, vi chiedo: sostereste più una causa di tipo sociale o una causa di tipo culturale? Magari effettivamente di fronte a un bambino che muore di fame, anche la vostra sensibilità così particolare sarebbe spostata su questo tipo di cause. Però non è detto che io debba per forza pensarmi un monodonatore, no? Quindi riesco, ho delle leve su cui agire per convincere il mio potenziale donatore privato a sostenere anche il mio progetto? Ho degli strumenti che gli posso proporre, al di là del 5 per 1000, che è un ottimo strumento, ma che non tutti hanno a disposizione. Voi lo fate, 5 per 1000? Ci siamo mai impegnati a farlo. Ok. Perché siamo da 3 anni che lo diciamo, ma... Ecco, un'altra cosa che dovrebbe cambiare, dovrebbe diventare meno burocratico tutto, perché in effetti come è adesso tu devi fare la richiesta all'Agenzia delle Entrate per entrare nell'elenco, ma poi ogni anno devi ripresentare tutta la invece pare che vogliono andare verso una semplificazione in questo senso: fatta una volta la richiesta, tu di anno in anno in qualche modo confermi il tuo interesse.
L'altra cosa che speriamo venga fatta è che si chieda una maggiore anche qua trasparenza su, ok, hai avuto questo 5 per 1000, che cosa ne hai fatto? Oppure in modo preventivo, che cosa vuoi fare con il 5 per 1000 che chiedi di darmi quest'anno? Perché anche questo è, cambia, no? Cioè, esatto, è molto diretto. Se tu vedi come stanno lavorando adesso le organizzazioni che si occupano di ricerca scientifica, che tra l'altro sono obbligate a farlo, cioè devono rendicontarlo poi in modo puntuale, ma anche le multinazionali del terzo settore tipo Save the Children, UNICEF, ti dicono esattamente su cosa utilizzeranno la voce del 5 per 1000. Quel sapere, non in un calderone unico, no? Ma posso dirti che il mio 5 per 1000 lo userò per le tre capanne, oppure che il 5 per 1000 lo userò per l'allestimento del museo? Molto spesso, diciamo, chi finanzia questo discorso del 5 per 1000 vuole sentirsi anche, vuole far sapere anche ad altri, sì, questo fatto. Certo. E come si rende questa comunicazione? Aspetta, rifai la domanda. Dicevo, ovviamente queste persone chiamate in causa a far parte di questo progetto, sì, come sono riconosciute anche da altre persone esterne di questo fatto, di che fanno parte di questo progetto, tra cui il 5 per 1000 oppure la costruzione di queste capanne? Cioè, tu mi vuoi chiedere se io ho donato per il 5 per 1000 a voi. Ecco. Come posso farlo sapere o come tua associazione puoi coinvolgere la persona che ha donato? Come io so che gli altri sanno che ho fatto questo. Ok. Come mettere dei crediti alla fine del progetto? Allora, dunque, se io sono dal punto di vista del donatore, sì, in realtà è lo strumento più facile che mi viene in mente sono i social. Cioè, ecco, adesso succede che le persone dicono ho donato il 5 per 1000 a, e lo comunicano. Tantissime organizzazioni spingono il proprio sostenitore a coinvolgere i suoi contatti, i suoi amici, i suoi familiari a anche loro devolvere il 5 per 1000. Ecco. Lo fanno proprio, addirittura se tu sei, come dire, donatore abituale, ti arriva un carnet con o bigliettini da staccare o dei post-it, cioè sono molto all'avanguardia da questo punto di vista. Anche su internet stesso, nei siti, trovi l'invito a stampare magari dei coupon e a distribuire tante copie ai tuoi amici. Cioè, il lavoro sulla rete relazionale, le grandi organizzazioni scafate sul fundraising lo fanno alla grande, cioè, l'idea di moltiplicare, no? Un gesto che non costa niente è fondamentale. Anche perché non so se lo sapete, ma il 5 per 1000 lavora su due piani. Una parte lo avete in qualche modo contributo diretto in base alle persone che effettivamente hanno messo la firma e il vostro codice fiscale. E quindi vi arriverà un introito pari al 5 per 1000 di tutti questi redditi sommati l'uno all'altro. Ma un'altra parte arriva alle organizzazioni in modo proporzionale al numero di firme che hanno avuto, perché una parte del 5 per 1000 che rimane inassegnata, perché tante persone mettono la croce ma non mettono un codice fiscale, quella parte lì entra in un grande calderone che viene poi ridistribuita a seconda del numero di firme che hai avuto. Quindi tu puoi avere magari, perché la tua rete relazionale è quella, tanti piccoli donatori con dei 5 per 1000 magari esigui. No, mi chiedevo proprio in questo caso, un esempio, io cittadino, sì, voglio far parte, diciamo, di una donazione per quanto riguarda la costruzione di queste capanne. Sì. Come emerge il piccolo cittadino? Cioè, come si fa a capire che quel cittadino comunque ha fatto parte della costruzione di queste capanne? Allora, sul 5 per 1000, ora come ora, tu non hai modo di saperlo. Ok? A meno che lui non ti scriva. Oppure, cosa hanno fatto alcune organizzazioni? Hanno messo un format online. Ci hai devoluto il 5 per 1000? Vuoi rimanere in contatto con noi? Compila il form e iscriviti alla newsletter, per esempio.
però non c'è altro modo, in questo momento non c'è altro modo. Come al solito noi italiani inventiamo le cose prima degli altri e poi ci facciamo superare nel metterle in pratica. Leggevo ieri che siamo stati il primo paese che ha inventato il 5 per 1000 in Europa, ma adesso ce ne sono altri 18 che l'hanno reso stabile e che addirittura le organizzazioni hanno il nome dei donatori, mentre noi siamo qui ancora a dire oh, quest'anno sì, quest'anno no, ma ti abbasso il tetto, ok? La stessa cosa è successa in altri ambiti, con l'SMS solidale per esempio. Sapete che l'SMS solidale, uno degli strumenti di donazione, diciamo di quelle veloci, no? Perché tutti hanno lo strumento, la donazione è piccola, quindi è di quelle donazioni di impulso, si dice, no? L'abbiamo inventato noi, poi ci siamo fatti superare dagli altri paesi. La Spagna, per esempio, ha inventato un numero di un SMS solidale fisso, in modo che i cittadini in qualunque momento possono fare la donazione attraverso l'SMS solidale, poi a seconda dell'emergenza o del progetto l'SMS viene in qualche modo dirottato. Tra l'altro loro dei donatori di SMS hanno i contatti, contatto telefonico, va bene, vuol dire che tu poi hai un apparato di persone che ricontatta telefonicamente, però cioè, vuoi mettere? Nel momento in cui io ti ho fatto una donazione, comunque si è creato un legame, per cui perché non mi vuoi mettere in contatto con l'organizzazione? È sciocco, perdiamo tutti delle opportunità. Ho risposto alla tua domanda? Sì. Quindi da un lato è il cittadino stesso che può inventarsi delle modalità per far sapere ad altri che ha fatto la donazione. E qui dipende da quanto si identifica con la causa. Anche qui ci sono cause che sono più o meno, che hanno un appeal diverso, no? Se ci pensi, ci sono delle cause tipo la protezione civile o tutte quelle situazioni in cui c'è magari una divisa in cui il volontario si identifica, dove c'è un fortissimo spirito di adesione al gruppo, per cui Amnesty, tutte quelle che fanno advocacy, dove il cittadino è chiamato non tanto a fare una donazione ma a fare un'azione, a sostenere causa, a lanciare campagne, a quelle che lanciano le campagne di firme. Lì c'è una fortissima identificazione con la causa e vengono offerti al sostenitore tantissimi strumenti per fare da megafono alla causa. Mentre noi ancora nella cultura non si usa questa cosa, no? E quindi quello è un altro potenziale. Cioè se io mi sento, sono orgoglioso di aver sostenuto la causa, ho voglia di raccontarla. L'altro giorno, per dirvi, ho seguito, c'è una campagna adesso in questo momento di Medici Senza Frontiere che si chiama Aiutaci a gonfiare l'ospedale, l'ospedale gonfiabile, che è un ospedale da campo che loro utilizzano. E tu vai sul loro sito, vai lì, sostanzialmente con un click tu attivi un meccanismo per cui questo ospedale c'è un disegno per cui si vede che l'ospedale si gonfia, questa cosa si connette al tuo profilo Facebook e immediatamente viene fuori sul tuo profilo Facebook e tu hai sostenuto Medici Senza Frontiere gonfiando l'ospedale. Poi ti arriva ovviamente la richiesta di donazione. Tu poi puoi dire di sì, puoi dire di no, cioè, però comunque gli hai dato. Dato l'impegno, dovresti portare a terra. E comunque hai fatto conoscere la loro causa. Sì, ma le comunque la. Vado avanti un attimo sui privati. La cosa interessante su cui dobbiamo interrogarci noi come organizzazioni culturali è quali sono le leve. Cioè. Ovvio che un bambino appunto che piange, comunicazione classica di qualche anno fa, ve la ricorderete, quella che agiva sul senso di colpa, no? Bambino con la pancia gonfia, i lacrimoni, ha un impatto. Noi su cosa andiamo ad agire? Allora una cosa interessante è cominciare a chiedersi perché le persone donano? Quali sono le leve che stanno alla base? E qui magari ve la lascio questa così, ve la guardate con calma, è una vecchia indagine di Eurisco, ma era stata abbastanza interessante perché aveva in qualche modo, era andata a vedere che tipo di donazioni esistono e quindi aveva diviso tra donazioni emergenziali, donazioni occasionali e donazioni abitudinarie. Le donazioni emergenziali, l'avete visto anche prima, dopo l'aiuto alla ricerca c'è sempre l'emergenza. Perché c'è l'emergenza? Perché ovviamente una voce che varia di anno in anno, l'anno che c'è stato lo tsunami era al primo posto, l'anno che c'è stato il terremoto in Abruzzo era
perché c'è una forte copertura mediatica, no, dell'evento drammatico, e quindi c'è una forte risposta di tipo emotivo, c'è un'attivazione di strumenti di fundraising, come vi dicevo, di impulso, tipo SMS solidale, campagne veloci, conti correnti bancari a cui si può donare, ma la copertura mediatica è tale per cui a un certo punto il numero di donatori raggiunto è molto più alto, no? E poi c'è la risposta ad un'emergenza. Su questo noi non possiamo lavorare, o quantomeno ci auguriamo di non dover lavorare, perché vuol dire aver avuto un terremoto, una catastrofe, avere un bene culturale che sta tipo Pompei, no? Sulla donazione occasionale possiamo invece trovarci a lavorare, perché le vostre capanne potrebbero essere una donazione occasionale. Tu sostieni la capanna e un po' hai fatto, no? Poi magari tra 2 o 3 anni vieni a visitarla la capanna e sostieni in un altro modo. Ma il mio obiettivo è di riuscire ad avere donazioni abitudinarie, perché non sto lavorando sull'emergenza, sto lavorando su tematiche che hanno a che fare con educazione, crescita, sviluppo, quindi devo creare un rapporto costante, un sostegno abitudinario, quindi anche magari piccole cifre, ma che siano continuative, in modo che l'organizzazione sappia, so che ogni anno ho 100 donatori che fanno, che ne so, per esempio un RID, mi danno 15 euro al mese, quindi ho uno zoccolo duro di sostenitori su cui so che posso contare al di là del progetto che sto facendo in quel momento. Sì. È un po' lo stesso meccanismo del fidelizzare l'utente che viene magari a visitare un luogo oppure a vedere un'attività, dovremmo cercare di fidelizzare anche un eventuale sostenitore, cercando di dare una continuità a quelle che sono le... Esatto, cioè ovviamente se io lavoro sull'emergenza, come vi dicevo, sceglierò degli strumenti di risposta veloce, no? E quindi l'SMS solidale piuttosto che la donazione online, che può servirmi però anche per la donazione abitudinaria, però è ovvio che magari quello diventa un modo facile, immediato, veloce. Posso aprire un conto corrente dedicato al progetto in modo che sia immediatamente chiaro al donatore che i suoi soldi vanno a quel progetto e non all'altro. Se ho la donazione occasionale posso studiare degli strumenti un po' magari più, in qualche modo più costruiti, oppure li posso legare più a un evento di raccolta fondi, che è l'altra modalità di coinvolgimento del cittadino. Faccio il concerto, faccio la cena, faccio l'asta e raccolgo dei fondi per quel progetto specifico. Sulla donazione abitudinaria, per esempio, potrei giocarmi il programma di membership o la tessera socio. Questa è una donazione abitudinaria. Ogni anno io saprò che devo rinnovare la mia tessera. Se tu riuscissi, ti fai un programmino e dici quest'anno ne ho avuti 100 da 10 euro, quindi 1000 euro, giusto? L'anno prossimo voglio arrivare ad avere dalle tessere associative 5000 euro. Che lavoro devo arrivare a fare per avere tante sottoscrizioni? E pianifico. Lo stesso, come ho detto prima, no? Se per fare 3 donazioni da 15.000 devo fare tot incontri, per fare 1.000 da 10 euro, che cosa devo mettere in campo? Più pianifico e meno livello di improvvisazione e di rischio io creo nella mia organizzazione. E più so cosa fare nel giorno dopo giorno, no? E quindi questo mi aiuta a mixare, no? Gli strumenti. L'altra cosa interessante è capire che tipo di motivazione, per cui se io vado a dividere le donazioni e vedo che può essere o come atto di carità verso i deboli e i poveri, e qui non ci siamo, come atto di solidarietà verso vittime di ingiustizia, non ci siamo, contributo alla soluzione del problema, dipende, questo è più che altro ricerca medico-scientifica, il nostro sta più nel gesto di impegno civile e sociale, quindi qui è significato che si ritrova nel supporto offerto alle associazioni che operano, per esempio, per la protezione dell'ambiente o la difesa del patrimonio. Capite che anche, come si dice in termini di comunicazione, il tone of voice della nostra comunicazione è diverso, cioè non staremo a strillare come strillano quelli sull'emergenza, non faremo piangere come fanno quelli che devono far scattare la leva del mi avvicino e lavoro sulle emotività. Quindi noi su cosa lavoriamo? È il ruolo più difficile.
Allora, per esempio, per chi lavora come me sul fundraising, dicevo prima a Corrado, in realtà anche noi attingiamo un sacco di ambiti che non sono noi propri. Uno di questi è la comunicazione. Quest'anno io sto cercando tantissimo di capire da chi si occupa di comunicazione qual è lo strumento giusto per portare un po' di emotività anche nel settore culturale. Per quello dopo voglio farvi vedere quei video. Perché in quei video, soprattutto quello dell'inutile, che è stata una cosa che ho voluto fare io, che sono riuscita a fare con i soldi di Funder 35, abbiamo cercato di creare una comunicazione che sia per un progetto culturale, ma mettendoci dell'emotività. Cioè, io ti devo almeno emozionare, perché se no, perché io dovrei sostenerti? E sono sicura che qualunque dei vostri progetti ha dentro delle caratteristiche che sono in grado di emozionare una persona che ha un interesse vicino al vostro, ma anche che magari non sa di essere vicino al progetto perché non lo conosce. Allora, chi meglio di noi che ha scelto questo lavoro e di stare nel settore culturale perché è una passione della propria vita, può capire che cosa va trasmesso a un soggetto terzo che è arrivato da Marte l'altro giorno, no? Anche all'imprenditore, io non, sì, gli porto i numeri, sicuramente gli porto i numeri, sicuramente gli porto l'impatto, ma a un certo punto lo devo emozionare. E lo emozionate solo se sapete raccontare con quello che è il vostro lavoro, il vostro impegno, il vostro amore per questo lavoro, quello che fate giorno dopo giorno. E quindi storytelling, video, social network, tutti questi strumenti sono strumenti che dobbiamo imparare a usare o dobbiamo trovare chi ci aiuta a usarli, perché sono degli strumenti importantissimi per far arrivare il nostro messaggio. Un altro video che dopo vi mostro, adesso nella pausa li preparo tutti, è un video della Royal Ballet, che sta facendo una campagna di raccolta fondi per sostenere i costi delle punte delle scarpette da ballo della compagnia. C'è una voce altissima, perché ovviamente immaginatevi una compagnia di ballo di quelle dimensioni consuma scarpette con le punte come se piovesse, vedeste che campagna video hanno creato per, cioè, tutti emozioni alla fine doni per comprare le scarpette con la punta, che è veramente, se volete, l'estremo, però concretezza e emozione, progetto concreto, finalizzazione chiara della donazione e nello stesso tempo emotività. Metto insieme queste cose e riesco a suscitare anche una donazione in ambito culturale. Se invece sto lì e continuo a raccontare la storia dell'orso, il donatore va su altre cause, ovviamente. Quindi dopo, nella pausa, lavoriamo assolutamente su capire perché non va la parte del testo e ve lo faccio vedere. Altre cose che vi voglio far vedere sui privati, così dopo. Ah sì, ecco, facciamo questo giochino e poi vi lascio andare a pranzo. Allora, il fundraising comincia da un rapporto di fiducia ed è una questione relazionale. Teniamo conto che c'è maggiore o minore predisposizione poi nelle persone, che dipende dall'ambiente in cui sono cresciuti, dal fatto di essere o meno abituati alla cultura della donazione, dal sentirsi più o meno vicini alla causa. Però molto fa nel come proponiamo i nostri progetti. Allora vi propongo questo. Se io vi mostro queste tipologie di cause culturali e non, nella vostra testa decidete a chi fareste la donazione. Allora, uno è un museo di arte contemporanea. Una è un'organizzazione non governativa che si occupa di interventi sanitari in Africa. Una è una biblioteca, una è una piccola associazione che fa volontariato in ospedale, poi c'è una scuola, poi c'è un aulus che si occupa di bambini disabili, un teatro, un'organizzazione non governativa che fa cooperazione internazionale e microcredito nei paesi in via di sviluppo, un'orchestra sinfonica o una fondazione che finanzia la ricerca sul cancro. Scegliete. Decidete nelle vostre teste a chi fate la donazione tra questi. Fatto? Ok, adesso ditemi se rispetto a quella descrizione fredda, se io ve le metto così, se cambia qualcosa. Il museo non è più un generico museo di arte contemporanea, ma è un museo dove andate fin da piccoli, che lancia una campagna di membership e vi fa sentire sempre a casa vostra.
La biblioteca non è una generica biblioteca, ma è una biblioteca del vostro quartiere che mette in piedi un servizio di bibliobus per portare l'amore per la lettura anche dove non ci sono biblioteche. La scuola non è una generica scuola, ma è la scuola dei vostri figli, dei vostri nipoti, che sta raccogliendo i fondi per fare il giardino più verde dove far giocare i bambini. Il piccolo teatro è un piccolo teatro dove recitano i vostri amici, che raccoglie fondi per dare borse di studio e far fare teatro a adolescenti a rischio. E infine l'orchestra sinfonica fa una campagna per adottare un futuro violino che avrà così modo di studiare. Cambia la vostra predisposizione? Allora, vedete che raccontare i nostri progetti, raccontando per cosa stiamo raccogliendo i fondi, per cosa ci servono, quale sarà l'impatto, cambia la risposta del donatore. Qualunque sia la prima reazione, qualunque sia la sua predisposizione a sostenere più cause sociali che non cause culturali. Noi dobbiamo riuscire a fare questo switch. Va bene. Andrei a pranzo, se siete d'accordo, così dopo partiamo dalle imprese. Facciamo una verifica noi del...